Eccola, buonasera a tutti. Ma perché sei entrato nella mia? Scusa. No, no, tranquilli. Dite, perché sei entrato nella mia e non siamo un po' a rischio le mie connessioni? Adesso allora, vi entro dentro. No, anch'io. Non credo. Secondo me no. In realtà la mia sta facendo storia ultimamente. Ogni tanto fa delle mini disconnessioni pure a me di tipo di 2 minuti. Adesso provo a giocarci col pad. Rare, ma lo fa. Ti esecro. Non lo so. Buonasera anche Moragno. Sì, mi cacca. Ben trovati. Ho cambiato tra l'altro. Non ho cambiato dentro la musichina. C'è una cassa, ragazzi. Non so se io sto ancora caricando. Un secondo, Presa. Cassa segreta? Dove? Vince. Qua sopra le spalle dove sono io. Ah, qua. Non so pingare in questo gioco. Mi sono già dimenticato come si faccia, quindi. N, K. Q. No. R. Q è generico. C'era il tasto che faceva il C, forse? No. T. No. T. T. T c'ha la ruota, Buonasera anche a Stone, avviate la live, già di sede sei entrato nella mia, out of context. Ciao Daniele. L'ho rinviato evento PlayStation, hai visto? Se, vabbè, ci stava, dai. Minchia, questi tra un po' s'ammazza. Sarà che abbiamo quasi finito il gioco? Già s'ammazza, comunque non voglio fare battute, ma siamo a giugno, abbiamo già avuto la pandemia e la guerra civile, ma non voglio dire. Abbiamo quasi finito Minecraft Dungeon, ragazzi. Ma come cazzo dici? Abbiamo fatto due dungeon. Ha fatto una migliore. E abbiamo fatti 1, 2, 3... ne abbiamo fatti 5, ne avanzano 2. Ma non ne abbiamo fatti 5, Matteo, ma nella tua testa ne hai fatti 5. No, ragazzi, non posso sballare, non possiamo sbagliare, ci sono le spunte. Ma ci sarà un'altra mappa, dai. Sì, no. A pagamento. No, a parte che c'è uno bloccato come livello finale, almeno, vedi? Sì, ci sarà sicuramente un livello finale. E poi a breve le Island Realms... questo è come diavolo, devi rigiocarlo a più livelli di difficoltà, no? Puoi giocare a tempo. Probabile, sì. Ad agosto ritorno alle crociate, dice Jazz. Se finiamo presto ci facciamo un bel Towerfall tra di noi in remote play. Senti, ma sai che ci sto dentro? Che mi ha dimenticato queste meraviglie. Perché vi ha rimandato al menù? No, Tony, che cazzo dici? A me mi ha mandato in un filmato. Io sono con Vincenzo. Io sono uscito, ma cacciato fuori. Però Tony sta rientrando. Ci sto provando almeno. Trova la tua. Col pad è tutta un'altra roba. Siamo tutti qua. Piace Doom, Luca? Benvenuto nel 1995. No, non è vero. Quando è che è uscito il primo Doom? Non posso più sentire, ragazzi. Come si sale, secondo voi? Non lo so, io sto vedendo un filmato bellissimo, lo stacchia. I contenuti futuri non saranno inclusi nel pass? Non lo so, credo che il pagamento lo che si è buttato dentro anche lui. Antonio, volevo provare. Ma nella non si può uscire più. Ma sì che si può uscire, non ha senso. Comunque bastava teletrasportarsi volendo. È un gioco fatto bene questo. Allora, io non mi ricordo un K, però... Ma così. Col destro usi l'arma secondaria? Che fa il grano? Che hai rinunciato a... Ho del grano. Warrior, perché spendere tutte le sere una volta per un paio d'ore per spiegarti tutto sarebbe stato divertente. Sono diventato... Vabbè, sono molti meno comandi gli altri giochi, dai, tutto sommato. Sì, però io pure voglio sparare. Qua giù, secondo voi... Due cose c'avevo, le frecce infuocate... Scusate, sto sbagliando qualcosa? No, letto sinistro per picchiare, no? Sì, sinistro picchiare, destro per riprendere. Sinistro destro si lancia. Però qualcuno deve morire ogni tanto, se no non prendo le anime per riposi qua, non benissimo. Avvisate quando tirate le dinamiti, là. Ah, io non mi ricordo più. Che... Ma però l'arma è veramente una merda. Io c'ho sta picca da giorni ormai. Ma il problema è che non aggancia bene i nemici, secondo me. Io perdo il puntatore a volte, quello è il problema. Allora, io... L'amico lama, è vero, io c'ho un lama. Sono cascato per guardare la chat, maledizione. Ah, io c'avevo questo. Sempre quel poio moragno, Buonasera, Mona. Ma cosplay con Xbox, che voi sappiate? Qualcuno lo sa? Cosa? Se cosplay con Xbox. Ho letto che sta arrivando il crossplay. Arrivo. Ah, di questo gioco? Non vi distraete, arrivo. Che paura. Manca Antonio, aspetta. No, ci sono. Sono arrivato. Ero caduto, ma ero vicino. Aspetta la gente, non sono come lui.
mercenario schifoso. Teso. Level up. Anch'io. Ma a questo punto, se è quasi finito il gioco, conviene fermarsi ogni tanto a spendere questi punti, se no arriviamo alla fine. Tutti... Quando cambi arma devi spendere. Io non ho capito cosa faccia il grano, devo assolutamente rileggermi la descrizione. Come si faceva lì? Ah, il grano è quello dell'amo, ok, è l'evocazione dell'amo. Facevo il super lancio con la cosa. Tu c'hai il super laser. Io ho il laser, giusto. Io invece ho la super esplosione. Solo che non riesco a caricarla perché muore a ammazzare tutti prima e non faccio in tempo a... La madonna pure, invece. A caricarlo. E qua come ci si arriva? Potrei impazzire se non ci andiamo, se non andiamo là, eh? Da dove? Lo possiamo mettere nella lista delle 4000 cose per cui potresti impazzire, magari, cioè, facciamo una priorità, però. E oggi mi sono accorto che se tu traduci dall'inglese all'italiano pari e dispari, non importa in che senso lo metti, la traduzione in italiano è sempre pari e dispari. Perché in italiano si dice pari e dispari, non si dice dispari. Esatto. Però ne stavo parlando con una collega che non parla italiano. E il suo commento è stato: quindi qualcuno che ha programmato l'algoritmo di come si dice, qualcuno che soffriva di OCD, che ha programmato l'algoritmo di Google Translate, si è assicurato che il risultato fosse sempre pari e dispari. Vabbè, penso che Google Translate abbia la sua IA adattiva. Ma non è tipo, che va a prendere nel caso ci siano delle occorrenze, come dire, cementificate nell'uso, prende quella. Se no sarebbe poco efficace come sistema. Ma questa è una conversazione vera che hai avuto tipo di traduzione. Da macchinetta del caffè. Sì, macchinetta del caffè virtuale, però incredibile. C'è dell'incredulità da parte di Luca. E guarda che è un dramma, Luca. Non seguire il calcio e non poter dire, non so. Non lo so, perché non seguo il calcio neanche io, quindi... cioè, quando c'era la macchinetta del caffè, quando c'era la gente, ero fottutamente tagliato fuori da qualsiasi discorso relativo allo sport tremendo. Posso capirlo. Facevi come cosa, Jenny di Scrap. Questo effetto grana cinematografica, a cosa lo dobbiamo? Ma io non c'ho una sega... C'è un mimic, sono quasi morto. Come ci si curava? Ok, fatto. Trova. Una faretra... magica. Ma dov'è il boss, scusate? Ah, non sono io. Tra l'altro sto rimatando Scraps, è sempre più bello. Toccazzo di Elderman. Ho provato le prime due un po' più invecchiate questa volta, l'ho rivisto di recente tutto, però dopo la sarà perché l'hai visti pure 40 volte, però dai. Sì. No, proprio perché secondo me c'hanno ancora un ritmo molto lento. Ciao Mircotto. C'ha proprio le pause da serie... No, ragnatina. Ma che cazzo succede? Non puoi fare niente per la ragnatela, tipo no. Saltare, però dopo impazza di nuovo, secondo me è meravigliosa. Adesso ho cominciato a vedere Orange is the New Black. Molto belle le prime, poi si perde un po', recupera, però le ultime non le ho viste ancora. Perché hai visto il corteo degli arancioni di Pappalardo, per quello. Ti è venuta voglia di vedere Orange is the New Black. Ma in realtà è una roba che c'avevo là, ma la stagione è partito un trailer su Netflix e cioè ho capito che cazzo parlasse, pensavo fosse tutt'altro. Chi è stato? Stato io? Qualcuno è stato. Io ho tirato il TNT, non mi ricordavo che era un problema. Io sono sopravvissuto per un pixel, sono sopravvissuto io. Chiedo scusa. Google Translate 2020 continua a non essere accurato nelle traduzioni dall'italiano alle altre lingue che non siano inglese. Infatti il lettore spagnolo parto sempre dall'inglese. Vabbè, ti serve a farti tenere un'idea, poi di avere una minima... Cioè, a me mi aiuta un po' per le parole. Cioè, pure a me ogni tanto mi torna quando c'è magari un termine che non mi viene proprio, perché capita quella parola che non ti viene, ti aiuta a farti un'idea, insomma, però non è che ci puoi affidare per traduzioni. Però, da quello che era la mia impressione, è molto migliorato drasticamente. Cioè, rispetto a qualche anno fa, ha senso con più traduzioni, che so, a volte capita che lavoriamo... su roba coreana, per dirti, è capitato, e magari abbiamo molte test inglesi, abbiamo l'originale in coreano, un paio di volte mi ha aiutato a capire, ma c'è una terra, ragazzi, a dirimere dei dubbi. Fatela io adesso. Non riesco a cliccarti. Ma col pad è molto meglio. Aspetta, mi sono preso una ghigliottinata sui denti.
Sì, non mi sembra. Invece ho visto che su Netflix è arrivato Dorohedoro. 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 Da un po', credo. Almeno. Da qualche giorno, sì. E sì. Se vi piace la roba anime completamente fuori di testa, guardate, perché il manga l'ho adorato. Di che parla? È difficile da spiegare, è una roba strana di questo mondo che sovrapposto a quello degli umani, dove ci sono i maghi, che però non sono i classici maghi, i classici maghetti, come li chiameresti tu, ma sono dei tizi con dei poteri che derivano da patti con demoni e da una strana polvere che è nell'atmosfera di sto mondo. È complicatissimo da spiegare, ci sto provando. È strano, cioè, avete salvato in due Matteo e a me dopo. È perché mi ero confuso con la posizione di entrambi. Sì, mea culpa. Però no, non ti aspettare che io riconosca il cadavere di uno da quello dell'altro, però. Cioè, quello non è come. Non c'è proprio dolo lì. È buono se vede che sia un cadavere. Sì, infatti. Ma tu The Office l'hai visto, Matteo? Sì. Non tutto, perché poi di mezzo c'è stato il trasloco e ci siamo un po' bloccati su alcune serie, però bello. Infatti sono molto deluso da quella nuova di Netflix. Io il problema è che parlo con operatori spagnoli che non ti mandano mail in inglese neanche a pagarli. Ah, ok, ma io con lo spagnolo c'ho un minimo di dimestichezza perché ci abbiamo lavorato, non lo parlo, ma posso vagamente comprenderlo e coi testi scritti in uno spagnolo non particolarmente complicato ci arrivo. Perché ho fatto quello per 10 anni. Qual è che intendevi con nuova serie? La su lui nello spazio di Carrello, no? Ah, ok, no, non ti piace? È una merda. Sì? Visto che è una merda. Molto deludente. Poi c'è un cast della Madonna. Però proprio senza vero. Se vanno di Dorohedoro. Sì, assolutamente sì, Mona. Ho letto l'anime, dicevo, e se solo in parte, se è reso bene, è una roba finalmente diversa dal solito, insomma, cioè non è il cazzo di solito shonen e via dicendo, è una roba originale, con un inizio e una fine, tra l'altro, quindi... Ma non so la prima stagione dell'anime... Quello che ha consigliato Matteo dell'ammazzademoni è finito. Sta finendo. Pare sia finito o stia per finire, sì. Cioè, sì, magari sì. Ci arrivo pure alla fine, ma non mi ha fatto impazzire, per essere onesto. Però, però non l'ho manco odiato. Esatto. Tiro la bomba. Che cazzo, ho avvisato però, ma non va più. Prendere il maiale con lo scrigno. Non ve lo pigliate con me, eh. Pensavo di essere fuori. Ammazzo pure il mimic maiale qua, va. Tutto io devo fare in questa famiglia, tutto io devo fare. A proposito di manga e di famiglia, mi sono detto, poi mi sono sparato praticamente tutto ieri, che poi non dobbiamo è finito. Fare il menù prima di andare avanti un attimo, Harvey, sì, dai. Scoprendo che con mia tristezza che non è finito e che non si conclude, quel manga che avevo consigliato su Discord tramite un video che ne parlava, che è angosciantissimo. Ah, ok, ho capito qua. Cino qualcosa, tracce di sangue in inglese, in italiano. Mm-hmm. Meravigliosamente angosciantissima. Sì? Sì, è diciamo che è una storia di come dire, di amore materno un po', come dire. Ci sta morboso, va, mettiamola così. È veramente angosciante. Cioè, qualcosa ci sta picchiando. Mi stanno ammazzando, però. Mentre facciamo i menù, maledizione. No. Io ho avvisato, ma... No, me ne sono accorto con ritardo, hai ragione. Era morto? Non so. Questo fa... Questa spada fa 44 danni, non fa da tot a 40, quindi tanto vale che la uso. Lo scheletro, armatura, 45 di salute, più 100% di solo anime raccolte. Ma che armatura, sono vestito da scheletro adesso, che figata. Non mi confondete con i mostri come capitavo con Luca. Però. Io però, Sì, non c'è molta varietà da questo punto di vista. Anch'io avevo l'armatura da scheletro. Cinova Daci, Shape. Adesso invece ho una fantastica candela sulla testa. Non conoscevo l'autore, che è tipo un mostro nel disegnare le espressioni facciali, tra l'altro. I volti in generale. E ci sono rimasto sotto, cioè, mi sono sparato tutti i 75 capitoli da ieri mattina. Non so più dove sono. Sera. E manco io. Ma li stanno mangiando, pensavo. Non sai che non ho capito lo scarso scopo. Ah, eccomi là. Te nell'acqua, tipo. Dovrei starti salvando. No! Come vado io da Matteo, vado io. Sono. Ti copro.
Merda. Devo ricordarmi di usare la cura. Chi è che c'è la bocca? Oh, no, sì. Perché l'hai tirata lì? Ho sbagliato tasto. Non ho ancora capito come si lancia. Schiaccio tasti. Il destro. Te lo metti automaticamente come arma, diciamo, secondaria, finché non la usi. E quindi usi quella per forza quando è il momento. Un altro livello, porca miseria. Con la pala stanno facendo livelli qua. Se è vero che finisce un secondo. Sì. È anche abbastanza irrilevante da questo punto di vista. Sì, abbastanza. Per chiedere al maestro Vito posso... quante probabilità ci sono che Amazon ce lo mette da dietro con Paper Mario come accade con la versione scontata di Astral Chain? Chiede zio. Io non so cosa è successo con la versione di Astral Chain, però. L'hanno annullato? L'hanno mandato in ritardo. Comunque questa non mi pare una versione tedesca, era loro proprio? Sbaglio? Non so se avete letto su Discord che si è rotto Barbatreccia, anche se pare che sia già in recupero. In che senso? Cosa è fatto? Minchia, no, non lo so. No, non ho letto. Che magari è qualche canale che non segue. Ho l'ha scritto adesso. Che cosa epica, cazzo. Mamma mia. Praticamente è il re scheletro di Diablo, però, cioè. Zitto, non mi rovinare la dice poesia, che è caduto di testa da 3 metri e un'emorragia interna in assorbimento. Per cui tenetemi le lamiere contorte in caldo, dovete tornare in 15 di altri giorni se tutto va bene. Porca troia, Barba, non sarà in ascolto, ma è caduto di testa come ha avuto un'emorragia a quanto pare di assorbimento, ma... Cadere di testa non credo sia mai piacere. Sono a terra! Fra un po' pure io ho finito le cure. Questo fa malissimo. Dove stai? Non ti vedo. Proprio sotto a lui. Là. Il cooldown delle cure è un problema. Porca miseria quanta gente tira questo. Fa un po' difficile. E io sto per morire, non c'è. Esatto. Cioè. Mi sono distratto per leggere una cosa lì e non mi sono accorto che cosa stia succedendo. Difficile curarlo. Aiuto. Siamo tutti morti, quindi. No, aiuto. Dammi Matteo. No, dicevo a lui che aveva aiuto, siamo tutti morti. La Madonna! Vabbè. Vabbè, eroico tu che sei campato tutto quel tempo, perché io sono morto dopo 3 secondi. Questi li riciccia comunque, vero? E dai! Mi ha colpito così, proprio malissimo. Pure a me mi ha ucciso su un colpo, no? Che cazzo? Ma senza sto facendo arca toglia. È tipo il re scheletro di Diablo questo, che cazzo sei? Allora, tutto fa malissimo a questo livello. Pure questo non lo vedo acqua. Dietro al muro non mi colpisci. No, hai bloccato i nemici, la casa non è che c'avete energia. Luca adesso lo ammazza il mio lama a sputazzi, tranquillo. Finché evoca i ad qua. Ma quando ti spona delle più culo ti spona. Sì, bene, però che cazzo, sì, è un problema questo. È veramente un problema. Ti spona proprio da sotto. Vabbè, 46. Va bene, bravi, bravo. Ci provo io, copritemi. Vai. Non ho capito se accelera la cosa quando... Nel dubbio. Quando in più di uno ci prova. Poi per carità, con tutto il sistema di vita che c'hai è difficile poi fallire miseramente. È andato. Però io sto senza cure, quindi dovresti avere... Occhio alle spalle! Mi sto mettendo una cosa a terra. Grazie, caro. Bisogna... Catroia! Schivare ste pallette verdi. Need somebody. No! Vabbè, però così è... Gli attacchi verdi non sono telegrafati, sono insopportabili. Cioè, arrivano e zitto, non vai, sai... Vai. Non sai quando... Devo dargli il colpo di grazia io, dove sta? Qua. Non mi avrà... Ah, no, invece sì, si vedono. Vabbè, che cazzo. Io... Ma sono difficilissimi da schivare, questi attacchi. Sono difficili da schivare. Siamo due a terra. Tony è quasi su. No, non è vero, mi ha interrotto. Bugia. Tony, scusa. No, tranquillo. Vabbè, vaffanculo. Chi è rimasto? Solo Luca. Non credo di poter fare il mod.
Vabbè, ma tanto ripartiamo. Devo provare a giocarci col pad, secondo me. Non so, c'è qualcosa nel controllo di mouse e tastiera che non mi fanno impazzire. Assolutamente, col pad è molto... uguale, identico. La smetti, Luca, perché c'è. Il problema è molto. Tranquillo. E dai, madonna, mi piglia un quel per t'ammazzi. Sì, sì, non puoi stare, non puoi, il corpo a corpo è un optional. Colpo di grazia, va in culo. Pochi ci sono ancora questi, eh. Sì, sì, lo so. Ma hanno una gita più lunga della mia, però, non mi sembra corretto. Prima non ti agitare. Ma tesori, niente. Ma niente, su, ha droppato. A me è un arco. A me è un cacchio. A me è un'arma. Si vede che non me lo metto. Infatti non ho spazio in inventario. Dici invece che sei di quella che ho. Verde? No, come... No. Che cazzo? È un altro di quelli però, GG. No, è la versione piccolina. Ah, guarda come prende Matteo. Quando ho fottuto equipaggiamento. Ma non lo fai a fine livello. Non mai si idea. Meraviglioso, finito in tre sessioni, in due, una e mezza se quella. No, attenzione che c'è anche il MacWarrior, perché andremo in bancarotta dopo due missioni. Probabile. Per quanto siamo quanto sono scarso io, sicuro. I Mac sono proprio un mio così, io tallone da kill. A parte guardare, non li so proprio gestire. Girava e cosa... Non capisco come funziona il combattimento con i Mac. Cioè. Nel mischione. E ho un Enderman che mi sta pigliando schiaffoni sulle chiappe. Proprio, non mi violenza. Cazzo, siete tutti morti? Sì. Sento di non avere il pieno controllo di quello che succede a schermo, purtroppo, in questo gioco. In realtà la cosa migliore da fare sarebbe usare soltanto le frecce, avere gli oggetti che aumentano le frecce, perché sì, un po' così. E basta! Ma eravate morti tutti, non me ne so accorto. Sì. Io ti ho tirato su e poi sono morto in un Blaze of Glory. No, perché non mi sono accorto di dovervi salvare, che dov'è? Però i danni sono veramente un po' troppi che fanno sti stronzi qua. E magari siamo tutti in realtà. Ma non penso. Conviene che andiamo tutti dietro. Perché stanno rinascendo. Sto cercando di ammazzare quei. No, Enderman di merda. Pim! Ma che è morto? Oh. Enderman. Che cazzo. Qualcuno la cura. No? Oh. Questa terra. Ha dato un arco pure a me. Dobbiamo un attimo calibrarci con Luca. Mettiamo sempre uno sull'altro. Che cura. Oh. Non era un boss finale quello, ma che cazzo. Stiamo scherzando. TNT. No, questa è un'arma. Non l'ho vista. Dove? Ho trovato un'armatura nuova, è buona. Cos'è? Armatura del mercenario, non era questa? Finito il livello, vedi? Sai, è una roba talmente avanti che dopo il boss devi fare comunque altre rotture di cazzo. Sì, Ottivis è escluso dai giochi probabili per cielo duro. Sì. Abbiamo Sea of Thieves, penso abbiamo superato il periodo Sea of Thieves, no? Ho letto che hanno aggiunto i checkpoint nelle missioni di coop che lamentavano l'assenza di checkpoint. Vabbè, io no, ok. più no, chiaro di così non so che dire. Tanta roba di merda, sinceramente, non è so che si fa Sea of Thieves. Però parla più o meno bene, non capisco questo. No, ne parlano bene quei quattro che ci giocano. Quei quattro che ci giocano, ma no. Quindi non è esattamente un dato. Qui non rinasce lo scrigno, vero? C'era quello dei pompieri. Allora, mica un miliardo di cose, ecco, fammi capire. Lupetto. Ciao Lupo. Dovresti comprarlo tutto, le pompieri, il gioco. Che cosa? Quello dei pompieri. Ma l'hai giocato?
Ho fatto solo il tutorial. Ti è piaciuto? Il tutorial è proprio un tutorial, dai, non è poi giudicare le cose da un tutorial. Fa schifo, ok, va bene. No, no, è il tutorial, ti fa veramente, devi andare lì, spegni l'acqua, leva il veleno. Secondo me le potenzialità... Però ma tu dici quello Ember, dici, no? Nella descrizione su Steam lo definiscono... come si chiama il gioco dei traslochi lì? Moving out mischiato con Ghost, con Rainbow Six. Perché comunque dice che ti devi coordinare in squadra. È l'ultimo livello. Ranged Web, più il livello segreto finale. Più quello che credo è bloccato, l'unico bloccato. Che si sbloccherà adesso, immagino, dopo questo. Sì. Datemi un secondo che sto pulendo un po' di roba. Questo mi ripaga. E devo anche potenziare un po' di roba. Lo so. Meraviglioso. Sì, cazzo, te 4 euro che pagavi il passo, Matteo, gli rugano. No, per niente, in realtà. Pago di peggio e non me ne lamento. Dovete accettare, ragazzi. Sto spendendo i punti. Tordisce nemici vicino, ragazzi. Guarda un che secondo. Vaffanculo allora. Vabbè, è fatto però, è abbastanza easy. No, fammi creare un po' di roba con i soldi. Quanti soldi ho? Oh, questo è buono. Più anime hai, più è probabile che fai triplo danno. Quindi questo lo potenzio. Martello potenza tetrici dorato. Ci sto. No, qualcuno ha scritto cosa in chat? Sì, Otis. Mario Moragno. Io tra poco vi lascio e devo andare a timbare il cartellino dal doc. Stasera Retro Game, su cui non sono feratissimo. Nintendo GameCube. Però ti tocca, vedo che. Mi piace la tua, come dire, il tuo essere ligio al dovere. È l'archivista, deve lavorare. Deve archiviare. Vogliamo provare a fare un. Salutami Alessandro. Io non sto riuscendo proprio a passare mai da lui, maledizione, da un po' di tempo a questa parte. Allora, eccomi, vai, fai tutto, arrivo. Leggermente la difficoltà. Alzare leggermente? Boh, ci possiamo provare. Abbiamo malapena finito questa difficoltà, ma comunque ok. No, ma non è la difficoltà, è lo scaglione della difficoltà normale, quindi comunque una roba da per pezzetti. Sì, sì, ho capito, abbiamo malapena proprio finito. Cosa di cose che non riesco a fare, tra l'altro. L'altro giorno mi ha scritto su Twitch un ragazzo che si chiama Gamma Trace su Twitch, che fa grafica 3D, modellazione, che chiaramente è male consigliato da un contatto comune. È venuto a chiedere a me consigli per coinvolgere più pubblico nelle live. E ho detto, guarda, cioè, non è che qua stai parlando con uno che c'ha sto canale. Gli ho dato un paio di consigli a caso generici, tipo scrivo qualche informazione su di te, che obiettivi c'hai per il canale, magari, insomma. Ti dirò, per un attimo ho sognato che dicessi che voleva fare un tuo avatar in 3D. No, è bravo, però io ho visto un paio di sfuggito un paio di tuoi video. Se qualcuno è interessato, Gamma 3, scritto Gamma Trace, dite che vi mando io. Roba tipo intelligenza artificiale di TikTok, quelle cose. No, no. Ho visto che modellava con Blender, Photoshop e non mi ricordo quale altro programma di grafica 3D. Che in italiano non so quanti canali ci siano che fanno questo. Magari un milione, non lo so. Io poi non ho seguito. Non sono dentro la materia e provo sempre un misto di ammirazione e malcelata invidia per chi ha quell'abilità lì. Di disegnare e modellare, perché sono completamente incapace io di... Ho il, come dirò, il tocco artistico di una melanzana, per cui tendo sempre ad apprezzarlo molto. In realtà campione del mondo di dimensione di Antonio, no? Eh no, quello è un altro discorso, sì. Io con le parole ci ho sempre saputo fare, quello non lo nego, cioè assolutamente. Con l'arte, di meno. Con le parole e con le però i cervelli malati della gente, perché non è che sono un discorso. Sì, ma è anche parte di quello. Cioè, ci sta. Fa parte del ragionamento trasversale. Cosa non mi piace di questo gioco? La visuale è troppo ravvicinata. Hai ragione moltissimo, sono d'accordo. Anche perché mi pare che in alcuni rarissimi casi si allontana. Tipo prima per farti vedere il paesaggio. Ne guadagnerebbe tantissimo. Però quando non serve, quando serve non c'è sta. Le melanzane sono viola, mimo d'arte ce l'hanno, questo è vero. Mimo di bellezza c'è, ma la melanzana, io non parlerei mai male delle melanzane, che sono tipo l'ortaggio più migliore al mondo, cioè a prescindere. La melanzana? La melanzana, sì, sì. Imbattibile. Top 3 degli ortaggi. Come la fai è buona, cioè la melanzana. E il cetriolo non ce lo mettiamo? Per me è cavolfiore, cetriolo e melanzana.
Col freccia. Il cetriolo, dici. Devo aver perso qualche tappa di questo discorso. Cioè, la tua top 3 degli ortaggi. Allora, melanzana, figura, ci metterei le patate, banalmente. E cipolle, fuori. Non lo so. Menzione d'onore Rapanelli, che però non so se definire. No, quella è più di una versione della verdura, allora diventa complicata. Qua ci comincia a mettere. Rapanelli. È uguale. È uguale, si può dire entrambi. Cetriolo numero uno in assoluto. Cetriolo ho una versione per ovvi motivi. Il cetriolo. Perché Tony sei come un gatto? Ti spaventi No, perché per anni è sempre stato sinonimo di fregatura e di inculata sul lavoro, no? Quindi quando arrivava il cetriolo, quando arrivava, che ne so, prede, diceva c'è arrivato il cetriolo. Era sempre un brutto momento. Mica se fai brutto, Vincenzo, con quel raggio della morte. Sì, il raggio della morte fa tipo Diablo quando il mago diventava potente, diceva quell'incantesimo che faceva una cosa sì. Ma Blizzard che ha detto che farà qualcosina inizio dell'anno prossimo, farà vedere qualcosa? In mancanza delle tre di quest'anno. Alle tre non faceva un trailer, veramente. No. Ma l'evento che avevano detto loro non lo facevano più, lo facevano, facevano. L'hanno detto che lo fanno, ma fra tipo sei mesi. Ah, sì. Chi è che sei sponsorizzato da Corsair? Mi sono perso il riferimento. Se continua così, secondo me. Cominciamo a capire come cazzo fa il viaggio nel deserto, perché mancano i cavallette, Cristo del Dio. No, no, ma infatti io la pioggia di rane la metto in conto entro l'autunno. Poco fa male, lo dico per chi... Questo l'aveva imparato già Vincenzo ai tempi di Diablo. Non è successo niente. Ricordo che fuoco faceva male. Ma dove ho imparato? Ma questo è uno scudo? È uno scudo protettivo? Sì. Ma come la vedi tutta questa roba figa? Io c'ho tipo i coppettielli di cartoncino e le micette. Il cetriolo videoludico. Fatto ieri mi è venuta una mossa finale Yakuza con le micette, che non avevo mai visto e ho riso per 10 minuti. Che Yakuza stai giocando, Tony? Kiwami. Che è il remake. Che è il remake del primo Yakuza. E in quanto tale è un po' più legno, secondo me, di Yakuza 0, con un paio di cose. Ahia, che male. Però dici, la guarda che l'hanno rifatto. Non lo so, c'ha un po' la struttura un po' più legnosa, non tanto il gioco in sé. Tiro la bomba. Potresti giocare a Final Fight, che alla fine è Yakuza con le camicie più belle. Final Fight. Yakuza c'ha delle camicie. No, le camicie di Yakuza sono abbastanza invincibili, secondo me. Camicie, giacchette e completine in generale. No. Però in Final Fight non c'è una quest che tu stai per strada, vedi due che litigano, e prendi le difese di lei, picchi il fidanzato, e poi a un certo punto arriva un gigantesco judoka che ti aggancia per il braccio e ti fa la presa articolare così, dal nulla. Dal nulla. Poi mi hanno fatto andare in corto il cervello quando mi pare Cipino mi ha detto che Takashi Miike ha fatto un film di Yakuza. A terra. Sono morto prima. A terra. Avete pulito bene quel TNT. Luca, due a terra, Luca. I Goons, esatto, i leggendari Goons. Le camicie di Narcos, non lo so, io Narcos non l'ho guardato. Quindi, no. Narcos è bellissimo. Troppo sul serio. Piacciono molto la parte bella di Yakuza, come alterna i momenti seri a... Ma quello è il bello, che però è sempre sputolatamente teatrale su qualsiasi cosa, cioè quello, sia quando sì, è serio che... Quelli seri sono la roba napoletana, però... Sì, le serie esce già, assolutamente, è quello Yakuza il bello. Yakuza Zero c'è comunque la tratta di... Sì, ci sono argomenti serissimi, proprio ci sono sempre dei momenti eccessivi. E poi c'è il tizio che vuole attraversare il ponte con il giubbotto figo. Che meraviglia. Non hai fatto, Matteo, che stai suonato? Che questo è bellissimo, quello. Qualcuno può buttare a terra la cura, Luca, per favore? No. Okay. Si è ricaricata proprio in quel momento. Maglia preferita forse sembra nemmeno quella del bambino a cui devi andare a prendere di nascosto la rivista porno al distributore. La fase stealth per comprare la rivista, ragazzi. Anche la dominatrice. È la dominatrice che come... come trattare male i clienti, assolutamente. È un pozzo di minchiate inesoribile quella serie, non l'avrei mai detto.
ha un po' rotto le palle a livello di meccanica, perché sempre vabbè l'hanno rifatto. Vabbè, immagino pure io che se arriva quando e se arriverò a quegli altri mi romperò un po' il cazzo, però infatti hanno stravolto ed è diventato un GDR a turni. Devi, secondo me devi metterti, prenderti delle belle pause tra l'uno e l'altro. E infatti ho fatto passare diversi mesi da uno e l'altro, altrimenti a me poi ogni tanto, ma tieni conto che ci gioco un'altra settimana in media, quindi mi è durato 9 mesi Yakuza 0, quindi c'è anche quello. Sono morto io sto morendo in continuazione. Cioè, te l'ho tagliato a julienne con straccette di pollo tutto annegato nel limone, grande classico cinese numero uno. Sto laggando di brutto. Si può fare. Oh, chi è che mi ha murato? Mortacci sua. Oggi Yakuza 0 ha fatto da questo un ragazzino col cellulare da nata, il bag phone, dici tu, il telefono da spalla. E non ti vedo, dove stai? Non ti vedo da nessuna parte, Vince. Sono io. Ah, qua eri nell'angolino. Attenzione con quella, con quelle mine lì. Assolutamente sì, non ne farò esplodere nessuno, ragazzi, non vi preoccupate. Bomba! Ben giocata questa volta. Ben giocata. Io sto pigliando quantità di danni inesorabile, però cazzo. Ah, io ci sto capendo più il cazzo. Il muro è nostro? Sì, c'ho io. Ah, io pensavo fosse quel cacchio di nemico di prima lì, Potresti dartelo sui denti. E quello è l'aumento della difficoltà di qui. È lui che usa le armi del cazzo. Io copio solo danni, ma ammazzano veramente in un attimo. Che cazzo. Per terra. Uno in... Ah, fanculo così. Minchia, Tony, chi cazzo sei? È una cosa buona ciò. Mi devo accontentare. Bello il golem. Der golem. Rompetemeli. No, non ho visto le mine, che coglio. Il bag phone, il leggendario bag phone Yag. Questo gioco. Ah, però c'è. In Kiwami hanno finalmente i cellulari, i primi cellulari c'hanno. Aia, che male, Dio buono. Anche a me, cazzo, no, Tony, via. No, vabbè, ma questo ti stende un colpo. Sei ultimo. Però vedi, è un golem di redstone, quindi è coerente con la lore di Minecraft. Non è manco il boss questo, tra l'altro. No. Molto bene, non ci arriviamo probabilmente. Ma sì. Io percepisco un eccesso di ottimismo, però vabbè, voglio fidarmi. È solo lui, se ce la giochiamo bene. Solo lui ci posso. Proprio, secondo me. E te ne rimo, perché ti blocca, mi sa, l'infame, eh. Non capisco se lo sto colpendo meno da lì. Dove vai? Chi è che sta scappando così indietro? No, perché sei venuto da me? Ah, c'è da Matteo. Oh, è il fregnetto con la cosa. È l'ognomo del tesoro quello, però. Ma che cazzo è? Ma non mi ha colpito Hitbox Marce. Cos'è? Terra, eccolo, salvo io. Au. Genio. Non c'è fatto niente, sto per morire. Mi sta inseguendo. Okay. Occhio! No, non mi ha preso. Sono fuori dall'area della morte. Mezzo morto. Me la sono giocata bene. Se posso teletrasportarmi da voi, ma... È un po' morto, eh? Lo stavo. Vai che è morto. Yeeeey! Cos'è? No, vaffanculo! No! Pure io sono andato sulla cazzo di cosa. Per poco non morì. Yeeeey! Io. Perché sono lontanissimo. Beh, perché sei lontanissimo? Non lo so. Quella madonna. E te scoppia sta cosa? Ah, porca cazzo. È quella la quest che dovevamo fare. Zella, sono a terra là. Sì, aspetta. Cazzo, muoio. Ah, io ti ho ammazzato io, forse. No, quello dobbiamo salvare Luca. Sì, l'ha ammazzato col frame. Non ho fatto in tempo ad andare. Pensavo fosse là questo, peccato. Ma Luca è morto e quindi mo rischiamo la fine. La fine in glorio. Sono morto anch'io. Pure io, perfetto. Non benissimo, questa operazione, così lontano questa operazione di salvataggio è andata un peggio del previsto. Ci penso io, ragazzi. Ok, c'è un problema, ragazzi. Ti ha fatto spawnare così lontano, te. Abbiamo una sola vita e non abbiamo manco visto che faccia il boss.
Ma non voglio dire chi è il colpevole, dico tanta, dico tanti problemi. Siamo, oramai siamo alla potenza, le potenze di percosse che abbiamo adesso sono del livello di percosse. Il problema di quest'arma che ho io è che c'ho... No, di nuovo il golem! Ma vaffanculo. Dobbiamo andare dall'altra parte. C'è ancora... Cliccare su questi. Quindi il golem lo ammazziamo? Ah, io sì, lo ammazzerei. A proposito di ottimismo e motivato, cioè. Ah, io devo fare questa cosa. No. Ma chiusere un angolo è finita, amici, è finita. Ho voluto bene, amici. No, okay, non lo so. Ui, Elma, buonasera. Ma qualcuno ha capito che cazzo dobbiamo fare, però? Io. Okay. E l'ho fatto anche. Ed è qualcuno è esploso. La gente ha capito? Ormai è fatto quello che dovevamo fare, non è che... Stai attivando gli altarini, che stai facendo? Vabbè, scoppia tutto, allora. E allora fai scoppiare tutto, fai. Niente, porco. Così mi ha ucciso, vabbè. No, sei vivo, Luca, sei vivo. Luca. Lo so, più o meno. Dove atterra, Matteo? Finita. Ah! No, è incredibile, ancora vivo. 22 secondi, Luca, si è spacciato. Sì, me. Oh, no, no, no. Tutti morti? No. Tutti morti. Sì, manca Matteo, ma... Speranza lo città ridotta all'omicidio. Non so manco dove sta, perché non puoi spostare l'inquadratura. No! Perché? Bello, scudo. Scudo, però ah, ma ti ho tirato su. E perché siamo morti? Vivi! Perché siamo vivi? Perché è sparito, è scaduta l'ultima vita, diciamo. Non ho capito però perché lui non è riuscito a salvarmi. Perché ci ha fatto rinascere, però, scusa, se eravamo... No, è l'ultima, questa. Cioè, questa è l'ultima. Ah, questa è l'ultima. Avevamo un'altra possibilità, ed è questa qua. Raga, dove sono io, dovete venire? Quindi lo ignoriamo, il golem. Il golem. Ok, però qua c'è un botto di gente, bisogna tirarla giù. No, peggior idea della mia vita, questa arma, cioè, raga. Tanti golem sta seguendo, cioè. Guardate che il golem è debole alle spalle, avete capito? Se... È santo a terra. Io... No, pure io, non si muore troppo in fretta. Vabbè, uno ce la faccio a salvarlo, uno ce la faccio. Occhio che c'è l'esplosione là, però, preso io. Perché me? Tutti a terra, Antonio. Attenzione, Tony Eroe. Dove stanno gli altri? Questo si può considerare Dark Souls dei Minecraft, è abbastanza. Secondo me è un problema da giocare in coop, perché se fossi da solo non devi perdere tempo a salvare gli altri. Vabbè, però se vai giù è finito già, muore e basta però. Sì, però puoi stare più in difesa, non lo so. Che cazzo dici? Non lo so, io controllo allora. Allora, non abbiamo cose. Io ho un punto. Mi serve un'arma migliore, anzi no, insisto con le armi. Sta cazzo di spada non serve a niente. Oh, un arco. E basta con sti pugnali, oh! 15 copie di sti pugnali mi starà. Non meglio. Voglio una roba con una gittata magari un po' migliore. Non mi sembra chiedere troppo. Ok. Arco 17 è molto buono. Arco 17 arancione, signore, ho vinto tutto. Allora, più 10 velocità d'attacco, più 50 danni bonus. Stessa missione? Sì. Seconda, io ci credo ancora. A balestra, ci sto credendo ancora. Un arco, continuo a crederci. L'ultimo tentativo. Vabbè, mi ha dato 14 archi, mi ha dato, scusate. Vai. Vabbè, però aspetta, ci provo anch'io allora. Cazzo. Armatura del lupo. Fa cacare. Ma però questo fa ben anni, c'è da dire. Arco 14. È una fottuta fregatura sto coso. Oh, il martello di Thor qua. Parto, vai. Vai. Non hai cambiato perché? Cosa? La missione, ci dovevo accettare due volte. Non perché non ho accettato io la prima volta che stavo nell'altro menu e ho dovuto rifare.
La cosa bella è che essendo random, ah no. Ma che random? C'è un level design della Madonna, ma che dici? Cioè, un partito avanti sparati, gli altri stanno ancora caricando, Matteo. No, io sto guardando il filmato due volte, ti è piaciuto talmente tanto, lo riguardi. Ho sentito, mi sei incastrato un testicolo? Cioè. Perché ho anneriti due oggetti? Ah, perché servono le anime per entrambi, no? Secondo me non dovete sprecare frecce adesso. No. Oh! Vabbè, okay. Penso bene questa però. No, è vero, forse. Vedo fermo. Minchia, adesso con una freccia li sciotto però, Riconnettiti. È caduto? Sì. Fermi tutti, è caduto Luca. Ah. Tuo coso? No, tanca. Stai sentendo, Luca? Sì. Cosa ho fatto io? Sì. Ok. Mi piaceva fartelo notare, sono a terra, poi. Ci sono sti cazzo di cose che esplodono. Che sono un problema. Cazzo. Ma chi li mette, vorrei capire? Chi è che li mette sti cose? Ah, ma che sono 40 incantatori qua, va avanti sotto. Ah, ecco Luca, è arrivato Luca, devo andare. Come Gicrobo. Matteo non si è fermato mai. Voglio fare. Io ho cercato di uccidere comunque i maghi perché sennò continuo a fare spawnare queste colonne esplosive. Solo che non finiscono, ce ne sono tipo 40. È la sua assenza. Vado io. Pim! Morto quasi nessuno però. È un po' underwhelmed da questa cosa. Ehi, un altro arco. Ma che c'è festa? Bello. Attacchi caricati si possono fare con l'arco? Cosa? C'ho le frecce di fuoco. C'ho l'attacco caricato con l'arco. No. Sì, sì, sì. Guarda qua. Non si vede bene qua. Satram! Aiutare. Evidentemente solo alcuni archi. O solo chi è degno. Funziona bene lo stordimento, Matteo. Eh? Funziona bene lo stordimento. Sì, ha anche un cooldown abbastanza rapido. Il raggio è un po' ridicolo. Si avvicino, sì. Però magari va a migliorare. Ma non si migliorano questi, sai? No? Sì. No. No, le reliquie no. Totem, le abilità no. Level up. La quanta gente che c'è qua? Sono lento, però ho un grosso martello. Ma che com'è epica la forgia? Cura? In modo del sarcasmo immotivato. Ma non ho capito come fate a ricaricare così in fretta le frecce voi. Io sono sempre. Io l'ho quasi finita, infatti. Ne ho tipo 15. Io non le sto usando. Ecco. Allontanatevi, brutte merda, che queste sono. Io ho aperto e ho preso il mio. No. Però sì, mi ho dimenticato la faccenda di. E merda, è proprio poco cielo duro, però. Se no, così. È un mettere le mani avanti, insomma. Non so, però mi sembra che fosse proibito il trash talk. Ormai. Ah, ok. E morite. Livello? Ah, guarda come sono storditi belli. La Madonna, aiuto! Giocata male, vai. Vai. Era molto male il lancio.
Non, no, non benissimo il lancio. Per evitare voi, va. È un po' sovrastimato. È arrivato un altro gole. Ma mo c'ho le super frecce, golem. Che sto stronzo. Madonna, guarda Luca come esplode. Madonna. E invece no. Super raggio 30. No, non è 30. Super raggio. Quanto era visto io tiravo alle spalle, no? Aia. Scappo, no, mi sono lanciato direttamente sulla mina, però non benissimo. Senti, eccolo. C'era con me, mi sa. E vaffanculo, dessa esplosione del cazzo. Au. Aio. Non vedo il puntatore, maledizione, quindi non riesco a mirare a lui. A volte è quasi morto, ecco. Ce l'ha con me. Beh, le abilità di Matteo possiamo dire sono le più fastidiose di tutti. Sì, stavolta c'era lui il. Ho raccolto la mina, okay. Il cerchio arancione intorno. Oh. Vado a vedere Dunkirk. Buona serata. Buon film, zio. Buon film. Buon Dunkirk. Molto bello. Spada dura. Visto che c'è Alita su Sky. E apparentemente non fa schifo, io pensavo facesse schifo, nessuno mi ha detto. Non fa cagare a spruzzo. No, io non sento parlare, non dico benissimo. Ma... superato quell'impatto strano del. Bomba! Calma, aspetta, curati. C'erano troppi maghi là e rompevano il cazzo quelli. Lo fanno i maghi. Ma il Gollum si. Si stordisce? Il golem non lo so, sai. No, non particolarmente. Siamo concentrati tutti. Io non ho freccia, maledizia. Io 48. Ma un grosso martello. Vabbè, ho paura di usarlo. Vado io. Bene, cura. Grazie, sono. Ah, wow, cosa sta? Vabbè, tutti a me allora. Terra. Faccio io. Scrigno ambulante. Pericolo costante, ottimo. Au! È stato meraviglioso. Che cazzo erano le frecce? Ah, guardali. È stato bellissimo. Ho cercato un achievement, però che cazzo. Achievement punta spilli, come si chiama? No, 10 nemici con un'esplosione. Ah, ok. Forse l'ho fatto io adesso. Siamo tutti qua, uno andrà. Ah no, con l'esplosione. Non so se conta l'attacco speciale. No, sei tutti qua. Sto andando nella parte sbagliata. Ma c'è una tassa con un altro cazzo di arco. E basta, oh. Martello. Un altro martello. Aspetta che guardo un po'. Ho tipo 15 archi. Ah, questa armatura è ottima, però. Scusate. Me la metto, pure. È tutto schifo, però. Noi questa la possiamo salvaggiare ormai. Ho due punti. Questi mi ha detto non è migliorabile l'arco, mi pare, so. Mi sembra 3. Forse sono un idiota. No, mi sembra. Ok. Faccio una mano. Fermo. Okay, no, stavo raccogliendo sta mela, che schifo non mi fa. Cogli sta prima mela. Cogli la prima mela. Oh. Ma siamo avanti di prima o è ancora dobbiamo arrivare al pezzo? Secondo me è un po' diverso ogni volta, no? Quindi c'è uscito un cazzo di golem in più? Ah, è qua, era qua, sì, siamo arrivati. Dammi due frecce, dammi una fella di pane. Ah, dobbiamo attivare quei fregni adesso. Sì. Allora vai, attenzione però alla lava. Ah, scusate, siamo insieme però, la cazzata non la facciamo. Basta insieme. Che non state sui che condotti. Chi guida? Chi è sta cosa, oh? Esplosione. Oh.
decidiamo di seguire uno, seguiamo lui. Guarda, io ho grosse difficoltà a capire dove sta uno, dove sta l'altro, però vabbè. Qualcuno. L'ho perso, ragazzi. Siamo qua, siamo qua, siamo qua. Vedo Matteo distante, non sono. Eccolo, ecco il gigante. Oh, guarda un arco. È solo il quinto che mi dai. Attivo un fregno, non state su quei cose. Vorrei fare danno a lui. Dai, no. T'ha preso? No. No, si è buttato dentro. No, mi ha buttato nel buco. Terra. Però devi buttare su quando cadi nel buco, non è un problema. Beh, perdi metà energia. Vivi un altro giorno? Ma come no? Ma come no? Occhio al creeper dietro. Lo so. Ci proviamo lo stesso. Sono un eroe. Se qualcuno c'ha delle cure, grazie. Qui l'ho messa. Porco, sì, guarda. Chiamalo. Ma tu ci vuoi? Il cooldown delle cure? No, senza energia, curati. Non c'ho le cure. Il cooldown è lunghissimo. Aspetta che metto io qua. Oh, ciao. Buono, meglio ancora. Aspetto qua io. Non ero, no. Ce l'ha con me. Ce l'aveva con me. Morto. Buono. È morto. Ok, comunque l'evento di Sony l'hanno rimandato. Che c'è rimasto? Ah, quello attiva la cosa. Sì. Dai, abbiamo dominato. 60 frecce. Ma qua è uscita, no? Ah, no, sì. Dobbiamo attivare tutti. Ah, ma ancora. Piastri. Future Game Show questo sabato. Occhio, che non so cosa sia. Via. Che cos'è il Future Game Show? Sarà 6 giugno quello di Games Radar. Ci dovrebbe essere anche quello di PC Gamer, no? L'evento PC, sì, dovrebbe. 6 giugno c'è anche quello VR, che interessa a me. Ma l'evento di Sony è stato annullato perché? L'ho rimandato per il momento infelice. Immagino che l'attenzione in America sia un po'. Che si sta vivendo negli USA. Se aspettano che non ci sia più quel tipo di momento infelice, secondo me. Cioè... Vabbè, ma c'è tipo. Alcune città stanno tipo. Beh, aspetteranno che si plachi un minimo la violenza per le strade, chiaro che. Cioè, fai l'evento, te coprono meno adesso, ovviamente. Dubito che dicono lo facciamo quando sparisce il razzismo in America. Magari sì, esatto. Sta cosa sta salendo in maniera brutta. Orca da viega, cacci vostri. È un po' così che parto arriva la rivoluzione. Basta che ti sposti di lato un attimo, è che sia. E allora. Ah, ok. Luca, stai diventando il mio nemico pubblico numero uno, Datta una regolata. Sempre eccellere. Oh, mi sono preso in faccia. Come disse. Questo allarme? So, non so che abbiamo vinto. Dobbiamo fuggire dalla forgia. E la roba PC invece quando è? Non mi ricordo. Ah, c'è tutto l'elenco, se poi te lo passo. Secondo me l'uscita è dove stavamo prima. Se me lo passi, fa un favore. Che ho perso completamente il contatto. Perché è tutto parcellizzato. No? C'è un milione di elementi e ventini. E non riesco a tenerci il passo. PC Game Show è previsto settimana prossima insieme a quello che riglia. Lo guerriglia già non sapevo che esistesse. Qua l'uscita, ragazzi, eh? La guerriglia fa un evento suo. Io ho perso, non so dove state. Siamo entrati nella porta. Allora. Quale porta? Quella a sud, quella più in basso? Sì. Era una portiera prima che abbiamo trovato, fondamentalmente. Guerriglia, scusa, quelli di Horizon Zero Dawn. Io non vedo porta, raga. Qua sotto. Ah, questa. Aspetta. Siete qua? Ma perché sulla mappa? No, qua sono tornati indietro. Ma la porta di Antonio. Aspettati, effettivamente. E io non vi vedo sulla ma sono nell'altra area adesso, quindi non vi vedo. Ok, che ho il TNT. Continua a non vedervi sulla mappa. Teletrasportati. Come? F1.
F1. Ah, F1, pensavo ci fosse una... E chi se ricorda, dai, F1 della settimana scorsa? Usassi il pad. Pensavo che ci fosse da cliccare sul di noi sulla mappa, qualcosa del genere. Io non so, devo mettere questa TNT. Quello che arriva dovrebbe essere un altro evento indie o comunque progetti doppia. Guardate che era, secondo me era una questina così, questa non era uscita. L'uscita era la porta corsa che avevamo trovato prima. E l'avete fatto? Io c'è uno schiglio che non posso aprire tra tu là sotto, quindi. Comunque basta seguire le... In realtà ne segnala tutte le parti, però. No, quello di qua. Vedi che mi stai irritando stasera, Luca? Mm? Io il TNT lo tiro qua. Fastidio tenerlo in... Ma è tiralo però. Ah no, ma pensavo in mezzo ai mostri. Perché non hai tirato in mezzo a 50 mostri? C'erano un sacco di mostri adesso. Non c'era nessuno. Ma non è che ci mettono. Arrivano in genere i mostri. Che altro, gente del nord di gran fame, guarda. Mi sento. No, solo lui. I tuoi mesi. Non ho capito, ma comunque sì, ok. Altro golem. Oh no. Stare distanti però, Vuole picchiare e non credo che riuscirò a uscire perché sono bloccato dai muri. Salvo io. Nonostante io mi toglierei dalla lava più che altro, perché sennò... non hai più vita, Vincenzo. E adesso cura. Però non so perché non ha curato Vincenzo. Mi è esploso qualcosa addosso. Cura il più vicino, Matteo. Te e il più vicino. Ah, ci sono sti cosi, che palle quei. È quella che avevo io. Quello che ha meno salute? No, il più vicino, proprio più vicino. Che cazzata. È come i chierici di D&D, deve a tocco funzionare qua. Affido le frecce, mannaggia. È morto? Fatemi ammazzare. No, che morto. Assolutamente no. Guarda la barra della salute lì, sta frecce è tosta ancora. Solo che se in un posto infame che è difficile. No, non è buggato. Abandon ship. È solo un po'. È incastrato in realtà. Okay. Cioè non si muove da qua, però attacca. La fai a salvarlo, no? Ci metto la cura. Beh, meglio, mettiamo il culo. Ah, ma è questo stronzo qua che fa le... Non capite se lo sto colpendo, però vabbè. Probabilmente sì. Ma vai. Molto easy e mi metto anche il punto. Easy guarda. Game, easy life. Easy perché si è bloccato. Aggiungerei. Vabbè. Non la male. Più 100 la madonna di coglioni che sono. Salvo io. Ma io se ormai ho deciso che questa sarà la mia arma e produrrò delle... Tritolo? Confermo Guerriglia Collective è uno show dedicato unicamente... ok, non c'entra Guerriglia. Ci sono quelle di Frostpunk, Satisfactory, Mutant Year Zero, Baldur's Gate, Humble, quelle di The Banner Saga, un sacco di gente. Okay. Non ci abbiamo una roba esplosiva? Con un miliardo. Criticate ancora il mio scudo. Dai, su, avanti. Non so cosa ha fatto, cose buone. È salvato la vita. Credo di non averlo mai criticato. Sarei abbastanza accorto. No, io giustamente quando fai la super bombardona le anime che guadagni non te le riaccumuli, se no sarebbe un po' sgrava come cosa. I nemici che ammazzi usandola non vanno. Allora, tieniti. Presa. Mi serve una mela, ho preso una mela. Sto curando. Ui, Rivuz, buonasera, ben trovato. Ciao Rivuz. Corte. No, se evento guerriglia come cazzo sembra interessante. Chi ti ha ciuato le mie frecce? Io non ho ancora aperto e non aprivo. Io ho aperto ma non ho raccolto frecce, maledizione. Mi sto odiando. Allora, quello che si è allontanato però. Perfetto. Luca, tu gli hai fottuto le frecce. L'avete aperto tutti, qualcuno ha raccolto due volte le frecce. Occhio banalmente. Vabbè, andrò corpo a corpo col coraggio che mi contraddistingue che... e via così. In questo caso sì, c'ho un cazzo di martello gigante che avvelena pure.
Secondo voi puoi avere senso anche in single? Diablo 3 mi piace anche da solo, per dire. No, no. Stesso senso che ha. Boh. Siamo rimasti chiusi fuori, no? Butto lì io e Luca. Tipo, si può entrare di qua, Tony. Ah, è utilissimo quel cancello. Attenti con la roba. Ah, è un super golem? Ma ti seguono sti cosi, non vale. Aia. Ma chi è che l'ha attivato? Noi o lui? Io. È il boss, si è attivato. Stavo cliccando al nemico in realtà. Ma li possono distruggere? Sì. Sì, ma fanno. È complicato. Quella roba secondo me ci aiuta, eh. Lo attivo un altro. Ah, basta stare sui quadrati qua. Redstone Monstrosity. Prendi e porta a casa. Seconda fase, credo. Au. Sì. Sta andando. Sì. Però è più incazzato. Era più difficile. Quello piccolo. Abbastanza vero. A me non sta venendo mai, sta fermo lui, io lo vedo. Sa perché sta. Lo sto impegnando io. Sto facendo il tank io. Sto tirando tutte le frecce che ho tirato. Au. Sparo il re. No. Vai a tasto. Una cosa che non mi piace è che rotola verso dove è girato il personaggio e non dove verso punti il mouse. È una cazzata. Abbastanza vero, sì. Lo stavo per dire io. Eccala. Ah, che. Maga. Ma col mouse, cioè col pad. Cioè, la vedo. Dove vuoi? Poi. Buonasera, Riel. Ho letto che è presentato dagli stessi di Kanda Funny Games. Ah, sì. Io ho fatto un'oretta in single e credo che dopo un po' si possa rivelare noio setto. Sì, ci sta. Ho l'arma unica e voi no. Ufficialmente è un gioco brutto. Quindi. Ho l'arma unica e voi. Che vuol dire un'arma unica? Pure io ho preso della roba. È rara, è unica. Pure io ho un'unica, ma arancioni sarebbe. Anche io ho due armi uniche, quindi. Io ne ho avute più unica di una. Dove... Ah, le arancioni. Minchia, ho un arco unico, ovviamente, che ormai ha deciso. Ce l'avevo io, ha deciso che devo fare l'arciere, mi dovete far pigliare frecce a queste volte. Però, perché ho tipo un arco che fa 80 danni. Io odio. Però non posso usarlo. Tanto ho due archi 17. 36-72. Cura gli alleati nell'area. Questo danni maggiori. No, lascio quello che. Ah, cura. Hanno due skill questi, meno male, cazzo. Io ho l'armatura che quando mi curo posso creare dei collezionari. Va quanto vi voglio bene. Io ce n'ho uno solo. Non so se avete notato. Io chiedo le pozioni quando mi curo. Ui, buonasera Antonio, sei venuto per i fischi a botti. Bravo. Non ce li ho i fischi a botti in realtà. Pensavo di averceli. Li ho lasciati a casa i fischi a botti. Vabbè, smontiamo un po' di roba. Io sono ready. Io smonto. Tutte le nostre armi uniche sono comunque dei martelli, a quanto capito. No, la mia è un arco. Ah, aspetta, questo è nuovo. Esatto. Mi hai detto. Questo mi cura, mi aumenta la difesa per un breve periodo. Lo metto al posto di sto arco, sta fareta che non mi è servuta proprio a niente. Chi è che è partito? Avanti, Zell? Ero convinto che foste con me, ragazzi. Ho detto no. Che sto facendo una cosa. Vedo che c'è proprio dell'indifferenza proterva. No, per un pochettino abbiamo aspettato una. Ah, vedi, io invece ho fermi tutti un attimo. Io ho una cura che cura il più ferito nei paraggi, incluso te stesso. La commedia. Quindi lo metto qua. Io posso anche curare adesso. Sono diventato chiaramente il personaggio più importante del vostro gruppo, non voglio farvelo pesare. Dove cacchio sta? Beh, ok, F1. Matteo è di nuovo ripartito, Antonio. Basta che vieni giù un pochettino. Lo dependo dalla wishlist, dice Rivers. Non lo so, è in singolo, non so, non so, secondo no, me. No, secondo me non ha molti. Non ha molto, sì, effettivamente. È un po' pure poca roba. Poi chiaro, se ce l'hai nel pass e non lo paghi, cioè lo paghi insomma la cifra simbolica del pass, ci fai un giro comunque. Ti sei visto, già smattando io. Io continuo a non avere frecce, però, quindi nonostante abbia un arco leggendario unico, ultra potente, me lo sbatto per il belino, come dicono. Ma secondo me adesso andiamo giusto alla fine, al nord. Dai, però droppo pozioni. Così. Si vede che alla fine, perché è molto epico. Qua ci sono delle frecce. Tony. L'ho vista, grazie. Devo lasciare il tono. Ma la freccettina non c'è più.
Dobbiamo fuggire dalla forgia. Sì, a sud. Ah, sì, eccola. È in basso, se non l'avevo visto neanche. Come dicono a Genova, esatto. Bellino è genovese? Sì, mi sa di sì. Cosa, com'è che dicono a Genova? Me lo sbatto per il Belino. Non dubbio che dicono me lo sbatto per, ma Belino lo dico. Belin, ah, Belandia, giustamente, sì. Se Gabibbo ci ha insegnato qualcosa. Non può essere la missione finale, Matteo. La prossima è la missione finale, no? Siamo arrivati a Moria, vedi, la miniera di Moria, e adesso c'è il Balrog da menare. O il Balor, come dicevamo l'altra volta, come si chiamava in ultima per questione di diritti. O in D&D, no, in D&D, in D&D. Tomatone della rigenerazione, che è quello che avete voi, immagino. Fare tra fiammeggiante. E io. E vabbè, Luca, hai rotto il ca. Oh sì, però... Ti odio. Vabbè, considera che io posso... A porca di quella, solo fare balestre d'archi mi dà questo. Oh, solo roba. Sì, ma comunque sto negoziante è chiaramente una truffa, cioè veramente non serve a niente. Della roba veramente inqualificabile, troppa, del negoziante. Oh, ho il mietitore verde, fico. A me prima mi ha dato una roba super figa, però, al coso. Ah, il mio arco cura pure i compagni? Tutto ci sono altri due livelli, ragazzi. E impasta pure la pasta per la pizza. È una fake news vivente, comunque. Ne ha sbloccato un altro dopo. E rinfresca anche il lievito. È un attimo che sto a fare cose, cazzo. Il scatto di un giorno era ancora una bomba. Sono molto soddisfatto. Cosa? Non ho capito. Il scatto di un giorno, quella che ho fatto ieri. Ah, sì? Buonissimo. Mi devi mandare la ricetta, che ci ho provato a sempre fa fare una cosa con lei, è venuta non malissimo, ma nemmeno buonissimo. Ah, tra l'altro ho notato una cosa, Tony, volevo dirtelo. Quando fai riposare il lievito, per usarlo, non maneggiarlo, perché io lo facevo riposare in una scodella e poi lo mettevo nel coso per mischiarlo e non si scioglieva. Se invece lo sciogli direttamente dove l'hai fatto riposare, si scioglie veramente tanto. Mi ha disconnesso. Questo dici per i rinfreschi? No, quando lo devi usare. Ok, però quando lo devi usare tu ne togli una parte la rinfresca, la rimetti dove stava e l'altra la usi, no? No, la rinfreschi tutta. E poi tu rinfreschi tutto tutta una volta? Sì, devi farlo rinfrescare, devi usarlo rinfrescato. Lo so, ma in genere pigliavo una parte, rinfrescavo tipo 3-4 ore fuori dal frigo, il resto rifacevo tutto, rimettevo subito in frigo un po'. Perché con quello lievita di meno e ci puoi fare le piadine o i cracker per fare la roba. Se non lo rinfreschi, però. Non io non sono veramente dentro. Cioè, quelle le subero, dici tu. Io sto provando a riconnettermi, ma non lo fa. Tu dici, le subero quando tu prendi il lievito male, togli un pezzo, che in teoria butteresti, e il resto lo rinfreschi e lo rimetti in frigo, dopo un po', ok. Però se io quando lo uso, la parte che toglierei, invece, la rinfresco anche quella, però la tengo fuori per 4 ore finché non si raddoppiata e poi la usi, no? Sì, io rinfresco tutto assieme e poi la separo. Sì. Tu fai una rinfrescata al totale globale, aspetti le 4 ore, poi separi una parte che usi e il resto la metto in frigo? In realtà io dopo un'ora metto in frigo e il resto lo tengo fuori per altre 3 ore. Ah beh, più o meno che faccio io, cambia l'ordine delle operazioni, ok. Scusate l'intermezzo lievito madre, ma ormai è una questione importante. Pensavo l'intermezzo mi cercato. Io sono un passo da comprarmi una planetaria, dico solo questo, cioè per motivi. Ma io con la macchina del pane impasto che userò 3 volte, poi mi scoccerò e non lo farò più, però ormai è for science così. La planetaria, provo a prendere anche tu la macchina del pane, costa di meno e comunque l'impasto viene buono uguale, eh. Ci fai però che stiamo aspettando Luca, non è che possiamo parlare di calcio, scusate. No, bisogna rifare la partita. C'è Vito a dieta, smettetela di parlare di pizza e pa... Ma in realtà pure io sarei a dieta, perché ho preso tipo 20 kg, cosa che superi gli ultimi tempi. Però non ti vedo più nella partita, Luke. Non sono nella partita, bisogna rifare la partita. Non ti ha fatto rientrare? A me dopo un po' è riuscito a farmi rientrare. Eh no, perché risulto dentro, ma non posso, non so. Allora sì, dai, esce, rifai. Allora fai partire tu la partita e ci uniamo. Quando viene Crack ospite? Bisogna streamarle tutte queste cose. il rinfresco del lievito madre. Non credo sia particolarmente interessante da vedere. Da dove vi siete uniti, scusatemi? Dobbiamo tornare al menu, immagino. No, F. No, nessuna partita trovata. No, è vero. Luca. Non ti trovo manco a me, sì, manco io. Proviamo così.
strano perché funziona bene. Accetta, l'invito a Berrio. Ah, no, non arriverà mai. No. Io non ho modo per ricevere gli inviti, temo. Quindi... No, questo è in game, questo è in game. Ah, ok. Allora. Rifai, allora rifai. Invita, provate a invitare Tony, riuscite voi a invitare Tony? No, perché è sempre offline per me, Tony. E come offline, mo all'improvviso? Eh no, prima era quell'altro. Ho fatto start game, non so cosa è successo adesso. E non se so, no dobbiamo entrare dentro la mia o quella di Vincenzo perché ce la facevamo. Ok. Quello dobbiamo, vado al menu principale e provo a rifare io. Partita online. Appena arrivato il review code del nuovo Shantae. Shantae? Come cazzo si dice? Shantae? Shantae. Speravo che se ne fossero dimenticati, non ho proprio voglia di giocarlo adesso. Vabbè, sono stati gentili. Io sono guarda, allora, io vedo Vito e Zello, quindi provo sto proseguendo con Metal Gear Solid, ragazzi. Ma sì, dai, ringrazio che ti mando il codice. Vale, 5? No, il primo. Non ne ho giocato nessuno di Shantae. Quasi finito Doom. Io l'ho mollato dopo un po', non l'ho più toccato, quindi, mannaggia. Cioè, ma Immortal o... Eternal. No, il primo. Quel... È un periodo in cui non ho voglia di FPS, mi sa. C'ho poca voglia di stressarmi, più che altro. E ho tutti? Sì. Sono 40 io, sono divertenti i toni, ma da lungo diventano un po' contorti e possono schifare. Ho comprato anche quel DLC con le altre 7 tombe in più. Di Lara Croft, però non me le ricordo eccezionali le tombe. Connessione all'hot per dato. Alcune tombe belle, alcune tombe. Riprova se ti fa rientrare. Provando. No, almeno... questo castello. Entrate. C'è la selezione all'ingresso. Vietato l'ingresso a Yuka. Particolarmente fastidioso. Un po' fastidioso. Ma guarda che bello questo. Questo è chiaramente l'ultimo quadro. L'ultimo quadro come i vecchi parlo. Aspetta, il prossimo update per Eterna è così di nuovo. Non l'hanno già fatto, non l'hanno già tolto? Sì, ma non c'è rischio che lo giochi adesso. Più probabile che provi a finirmi Iron Fury, anche se pure lì mi sono incastrato in un livello difficile. Bello Iron Fury. Bello sì, però troppi nemici scan. Hit scan che mi dopo un po' mi stressa la cosa. Però è così, tutti così quei giochi con quel motore lì. Ha una storia come ce la può avere Duke Nukem. È fondamentalmente Duke Nukem in gonnella. È il prequel di quel gioco di Guesa, sì. Di quel gioco orribile che uscì qualche anno fa. Con quella tizia che era. Come si chiamava? Terrificante. Bombshell, esatto. Il prequel di Bombshell. Ma ufficiale? Sì. Stesso personaggio, stessa cosa. Però questo è un bel gioco a differenza di quello. Consiglio, non seguite mai più me, ragazzi. Impazzito. Non l'ho fatto apposta, ma... Ho preso pure Wrath su istigazione ormai periodica di Almeria. Sembra molto figo, c'ha un bel movimento, vedo. Proprio lì. Deve venirmi la voglia di giocarci seriamente, onestamente. Quello con un po' latido. Io vi consiglio di giocare di Max and the Corso o The Corso. È carino, ho letto pure le recensioni buone su Steam. C'è da dire che da qua quest'estate non è più granché che mi interessa, se non ad agosto. Il prossimo gioco è Ace Combat 7. Cioè ad agosto esce Wasteland, è un'altra cosa che non ricordo. Non te lo mettere 7, ma non te lo mettere ad hard il livello. Direttamente. No, secondo me io non metto più niente ad hard. Morto male. Che c'hai, sono c'è morto. Point di merda, anche così ad hard rischi. C'è gente però. Sì, sti cazzi giapponesi, c'ha sempre sto problema di checkpoint. No, ci sono un paio di missioni in cui devi far punti che sono un disastro, perché magari con altri aerei ce la fai meglio. Guarda che a proposito di checkpoint, ma MechWarrior come funziona? Cioè, checkpoint durante le missioni? O te la devi fare tutta da capo? Te la devi fare tutta da capo, Tony. Ah, proprio come... Ma non sono particolarmente lunghe, Lo so, però. Però ha abbastanza senso che ma con rispetto se sei uscito dal tunnel? Ci sto giocando un po' di meno perché ho meno tempo, però assolutamente no. Questo è grosso. Io ho le abilità speciali, questa che fa? Mi cura? La prima rete di camion autotrasportanti, quindi direi che non sono riuscito per un cazzo. Io tra animal. Porca dove sono a terra? Sì. Ah, ma vi dà borsa la difesa a tutti quell'abilità lì. Dobbiamo prenderci questi qua sopra, ragazzi, no, non usciamo via. Sono morto, che è successo? Sono morto. Buonasera Lore, buonasera. Buonasera Lore, Luca Terra.
Come si sale qua sopra? Scusate, che è quello il problema grosso. È da qua tanto da saltare. Passando dall'altra parte, passando dall'altra parte, semplicemente. E non ho capito qual è l'altra parte, però. Ma qua, c'è la scala qua. Trigno. Io avrò fatto, ho fatto 300 ore Animal Crossing e almeno 120 a Zoran. Vabbè, Zoran ci state giocando più insieme, no? Quindi vuol dire che vi sta piacendo. Sì, anche se va radi, a volte siamo semplicemente in chat insieme. Vabbè, ma ci sta, ci sta. Ah, che carino, vabbè, mi fa ricordare i tempi quando giocavo a Morrowind e facevamo una cosa simile con gli amici, però senza, non c'erano i mezzi moderni, qui semplicemente ci mandavamo gli SMS oppure le robe, gli ICQ e cose del genere. Dire, ho trovato no, una rovina dentrica qua. Il problema è che tu è qua questi. Sì. Fai le missioni degli altri, quindi nella mia partita non ho mai fatto entrare nessuno. Ah, quindi la cop, ho capito, è l'host. Cioè nella partita dell'host tu fai le missioni sue e li aiuti, fai cose. Cioè, però ho capito, è come McWarrior, no? Essere... Ah. Sì, fondamentalmente sì. È bello quindi quando rimpantani che c'hai gli amici che ti tirano su, non lo fai con due camion, è un po' vero figo. Io ho visto però che devi andare a pigliare l'altro camion, torna indietro, cioè... Certo, da solo è colpito l'altro decato. È faticosissima qua. Non riesco a pigliare anime perché non muore la gente che coca attacco, non benissimo. Siamo tutti a terra, Luca. Lo so. Non credo di poter. Vado a curarvi, ma non so se è servito a qualcosa, sono morto. Fiede che è l'ultimo livello questo, comunque l'ultima area. Cioè, più attaccare. Mi danno anche male, facciamoli scendere un po'. Sì, pure io sono un po' distratto, ragazzi. È la cosa dello scudo. Attenzione. Au. Bravo. E muro. Ok, grazie. Di là. C'è qualcosa qua? Sì. Porta. Okay. Ma sarà vero. Assolutamente è vero. Cassa. Ma c'ho dei punti da spendere. Non è vero, Matteo. Io mi sono appena ricordato che si può fare la rotolata anche col mouse. Ma appena stati e sono andato comunque perché mi fido di te, Matteo. Che brutto, alza la fiducia. Che dopo io. Allora. Adesso arriverà il tizio. Ma chi è, se hai capito? Minecraft non c'è. È il malvagio, insomma. È un rompicoglioni, se posso. È umanamente. Non riesco a riempire le anime, oh. Oh, ma non ci riesco proprio. Con la lentezza minchia, questo è durissimo. Sì, quelli con l'armatura sono fastidiosi. Ah, zero frecce, palle. Giunti da salto. Aumento di livello, è un punto solo. Per me abbiamo santo uccidere questi. No, dobbiamo resistere. Ah, ma c'è questi sopra qua? È fastidioso. No, stanno ricicciando. Si è aperta la porta, credo, no? No. Però sono usciti quelli. No, e dai, ma schiodati da qua! Ma porca miseria, mi sono incastrato nell'angolino, non riuscivo a muovere. Vedi, stornarli è buono se devi. I controlli, non lo so, un po' miri a volte. Ah, non ti toglie gli anime quando muori, almeno quello. Ah, posso droppare anche le frecce io quando mi curo. Non solo le pozioncelle. Simpatico. Io ogni tanto genero frecce se mi colpiscono con un proiettile, ma. Ecco, qua non si capisce niente. Boh, lo stretto, poi ne è uno tosta all'altro. Le termopili. Là sopra, quanti ce l'abbiamo dei DB?
Achievement unlocked, break the spell. Secondo me è massimo 1. L'incantatore qua. Ma quello secondo me richiama rispawn nemici, eh. E l'abbiamo buttato giù, eh. No! Sono ruotato giù come un pirla. Molto male, Matteo, molto male. Volevo andare a prendere quelle cose che si è appena inculato Vincenzo. Mi dispiace. Attenzione, c'è uno dietro, fermi. No. Ok. 23. Ma stai, stai facendo il cosplay di Garrett di The Thief, tu, Matteo. E chiaramente. Vero? A parte il martello, che non c'entra poco. Come due robe 12 di schifo, però. Che palle, oh. Andiamo? Sì. C'è tra il bossone? Trono? Veramente trono. No, a esterno, direi di no. Avanti trono. Esatto. È come il castello di Lord British, che c'aveva il cortiletto davanti prima di entrare nella sala del trono. Volevo rigiocarmi un'ultima, però non saprei cosa scegliere. 7. Sei, dico sempre io, però. 6? Perché c'è combattimenti a turni e continuerò ad amarlo sempre di più rispetto al 7. Però il 7 me lo rigiocherei, perché non me lo ricordo per niente. Per niente. Io mi rigioco l'ultima Underworld prima o poi, ma sto, il 2, cioè. Ma sto giocando Arx Fatalis in questo periodo. Quindi. Siamo... Che l'ha regalato recentemente Arx Fatalis per festeggiare i 20 anni o quello che è di. Quindi l'ho comprato perché sono uno stronzo. L'ho comprato recentemente, sì. Sì. Vabbè, 4-5 euro, mi ricordo. 3 settimane fa, ti. Vabbè. Sì, comunque. Non me ne pento. 5 euro ci compri un tripla 15 giorni dopo uscita ormai. A me è piaciuto Arcalis. A me piacque un sacco all'epoca, ma non lo finì. Perché mi persi gli oggetti per strada. E lì, cioè, a un certo punto ti serve una serie di oggetti che tu dovresti aver tenuto da parte. E non avevo mia idea dove l'avessi lasciati. Per cui ora sto cercando. Esatto. Quando ti faceva buttare via gli oggetti essenziali. Sto cercando di essere un più furbo da questo punto di vista, di organizzarmi meglio. Mi sta piacendo un sacco, devo dire la verità. È bello bello secondo me quel gioco. Tocco i bei giochi di una volta in cui devi esplorare, devi fare le cose, cioè non ti dice ogni volta che cazzo devi fare. Avete trovato la chiave, ragazzi? Ah, dovevo trovare una chiave. C'è la freccetta, quindi basta andare. Ah, vabbè, che sto gioco credo. Secondo me sta qua. No, qua ti dice la porta, mi sa, invece fallimento di Luca. C'è del gameplay emergente che non abbiamo che. Che avevi non sminuito. Non neanche più fallimenti. Io che avevi sminuito. Avevi. Abitudine di Luca. Però non di abitudine quando puoi semplicemente dire il mio nome. Dire Luca. Non ho idea dove trovarle, però, ste chiavi. Sono tornato al cortiletto. Qua non ci sta niente. Ho sbagliato. I maiali, ammazzi i maiali. No. Lo puoi fare in Axe Fatalis. Maiali, polli. I giochi di quel periodo. Quando puoi fare il pane come si faceva anche in ultima, mischiando l'acqua e la farina. Cioè, quelle cose. Ricordo quando è uscito Baldur's Gate, la gente diceva: non si può fare il pane. Cioè, è un gioco da casualoni. Non si può fare il pane. Per fare le pozioni, devi tritare la piantina, le mettere nella bottiglia con l'acqua. Dai, cioè. No, l'otto fa cacare di ultimo, non me lo ricordo. L'otto sì. Chi è che l'ha risolta? L'otto fu incensato all'uscita perché era bello graficamente e tecnicamente era. Nemici o... Ragazzi, ho trovato la chiave. Arrivo. Incensato neanche all'uscita. No, io lo dico, c'erano i TGM più 95, una cosa assurda riguardo me. E io non è arrivato nessuno. Però era. No, io i mostri. Alcuni mostri li ho uccisi. Ah, ok. Anch'io ho visto dei mostri uccisi. Abbiamo ucciso i mostri che stavano venendo da te, quindi abbiamo fatto anche per me. Ma francamente dell'otto non ricordo nulla. Però l'otto c'aveva appunto quelle parti in cui devi saltare con quel sistema di controllo allucinante e l'isometrica che non si capisce come si allineano le piattaforme. Fa scusa, perché ti hanno colpito e hai mollato la chiave. Ah, forse hai perso la chiave.
Eh sì, è qua. E poi era poco ultima, proprio pure come temi, era boh, non so, un po' truce su alcune cose, non c'era tutto. Ma di che stai parlando? Ultima? Dell'ultimo capitolo di Ultima, ottavo capitolo di Ultima. Ultimo? Dovevo fare un bel reboot. No, no, l'ultimo è stato il 9. Ma no, io ho smesso di credere nel possibile reboot. Tra l'altro, no, Geriot si è fatto quella roba sua che pare sia andata comunque una merda. Quindi. Sì, sì, è andato proprio male. Pare che hanno sciolto pure mezzo team. Hanno problemi pure, non so bene. Cioè, quindi... Sì, dai. Ma poi non so, io sento lui quanto ci avesse dentro. Io dopo un po' molla. Ah, si è tolto da mezzo, probabilmente hanno fatto tutti. Io vedevo sempre i video su YouTube. Cioè, c'era sempre gli stessi due o tre tizi. Ci provai pure a giocarlo, ma è una roba veramente vecchia dentro e. È brutto pure troppo tecnicamente persino per me, insomma, cioè. No, è un peccato. Sono, dai, i giochi Spider-Web per quel tipo di ma quelli io li benedica, loro fanno sempre loro il tizio lì fa sempre la stessa cosa da 20 anni. Deve pagare le bollette, no. Cade sui quadri, c'è sta l'animazione figa, no. Non l'avevo tipo visto la trotta e avevo detto ah, come i quadri di Harry Potter, può essere? Parte una, sì, una sorta di dimensione del movimento. Ma che cazzo dici? Ricordo di aver detto sta cosa dei quadri di Harry Potter, ci sarà stato un motivo. O c'è un altro gioco in cui si animano i quadri? No, non si animano i quadri, Vincenzo per dire. No. Lo so perché ci ho provato io. Ma l'ho prima. Detto sicuro ultimamente di recente, me lo ricordo, vedi, c'è un altro gioco chiaramente in cui c'erano dei quadri animati. Layer of Fear poi. Vabbè, sì, di recente, no? L'ho giocato 4 anni fa. Avete visto le mod per il port della versione PC di Mario 64? No. Cosa che ci hanno messo il modello dei Mario successivi, tipo quello di Galaxy, credo. Le super texture e via dicendo. Peccato che il file sia introvabile. Sì. No, ma non l'hanno mai pubblicizzato troppo, quindi è proprio difficile da trovare. Sono stato furbi a non mettere link e cose del genere. Quindi... Ma se dici che Nintendo se lo vuole anculare, lo vuole portare in tribunale, lo vuole fare esempio, mi sembra che ci dà notizie. Io non capisco un esempio di cosa, visto che tutte le volte che qualcuno fa qualcosa del genere. Ma poi vabbè, cioè, cazzo. Nintendo è così. Veramente, cioè. Nintendo non vuole mai. L'evocatore volante. C'è più gente che gioca a un gioco loro. No, no. Voglio fare questo ragionamento. Che puoi comprare, io oggi volendo potrei comprarlo Super Mario 64. Sì, ma non su PC. Non dico su PC, dico in generale su cosa lo posso comprare. 140 remaster per comprare, lo rivendono ogni 10 minuti mentre lo giochi, puoi ricomprarlo. Lo sto in game penso pieno. Però se sbrigassero, non c'è un po' di roba, che cazzo, gli unici in grado di farmi sognare, un bel Galaxy HD, mo gioco mostra, no, che palle. Ma sempre gli stessi giochi, che fanno. Guarda, se proprio devo fare una remaster, sta roba che è uscita su Wii U, che era bruciamoci gli occhi, proprio tutta la vita. No, cazzo, no, sto facendo di Tony Hawk, Galaxy in HD me lo gioco stavolta. Ok, Tony Hawk gli do ragione, oggettivamente. Non capisco che chi ne sentisse ne bisogno, no? Sono d'accordo. Ma che cazzo? Ma perché? C'è le missioni, fanno in altre, ma qual è il punto? Fa un gioco nuovo, però, cioè, è rimasto del primo. La gente cos'è affezionata alla trama del primo Tony Hawk? Alla trama sonora, probabilmente. Fallo con la possono tenere, non saranno scaduti i diritti come succede a questi gatti. La ricompro. Che non c'è porco scrigno. Un altro arco! Ma quanti ce n'ho? 1, 2, 3, 4, 5. Fra l'arco e balestra. Io un po' il bisogno lo sentivo. Real dice che sentivo un po' il bisogno di Tony Hawk. Erano storie toccanti. Dice quella volta che si stacca la ruota dello skate. Un attimo. E lui scivola e non può andare al compleanno del cugino piccolo. E c'è grosso dramma. La colonna sonora è già su Spotify, dice Mercotte invece. Punto. Poi sarà quella roba giovane di hip hop inascoltabile, cos'è? No, sarà era tutto punk. Ah, no, peggio ancora. Era new metal, non so se ricordo. Ancora, sei riuscito a trovare di peggio, effettivamente. Bisogna vedere anche questo annuncio di figa incredibile. Se no, fosse quella... Siamo ancora vivi, evviva! No.
Secondo me è una roba con Microsoft, non di console, ma importante. Ma non si era detto che era una roba tecnica, tipo? Ah, che non... Dreamcast Mini. Che ne so. No, non, no, non è una console nuova, non lo so, non lo so. Boh, console Mini sono morto. Un servizio di streaming dei giochi, non lo so. Cosa... sì, probabilmente è una cosa, per dire una cazzata del genere. Se non ricordo male avevano parlato, erano contenti delle vendite del Mega Drive. Chi ho curato con le cure? Perché non ho curato me stesso? Chi c'era messo peggio di me? A nessuno ha replicato quello Nintendo, però magari sono dei geni. Secondo me annunciano una console mini che include dentro dal Master System al Dreamcast, sì certo, dall'ero. Ma Master System al Game Gear. Attenzione, Super Scrigno. E ti ragazzi. Puzza vinculata quello. Vero? Dai, apri. No, è vero. L'arco e la morte. L'arco e la morte. E c'era l'inculata c'era. Ah, ma sono caduto io. Ah, però vado sopra e resto. Sono a terra io. Lo so. No, era per ricordarvi che la morte è... avanti. Nessuno sta salvando, però è un momento, vi verrà a ghermire. Io però mi sa che devo, non ho più visto quanto costa il 64 mini, che quello quasi lo compravo. Vabbè, Tony, poi l'Android l'hai comprato, che cazzo te ne fai del 64 mini? Ma è forma di 64, c'ha la tastiera che funziona, è molto ragione. Però così almeno ho comprato i giochi, cioè, mi sento più moralmente a posto che a giocarmi solo emulati. Diciamo. Che poi li giocherei emulati comunque, però ce li ho, capito? È un po' una perversione, però, capito? Che non faccio con tutto, tipo il mame sti cazzi, ovviamente. Però laddove... Per dire, Targa me lo volevo rigiocare, perché da tutto è uscita fuori la scatola, non mi ricordo perché. La scatola di Targa. Capace che me lo rigiochi. Sono falliti. Non esistono più quelle ditte, quindi. No, hai ragione tu, assolutamente. Non ha molto senso, però. Mi piace più che altro fare ammenda per anni di pirateria. Un minimo, però. Ho fatto ammenda comprando qualche gioco su Amiga. Anche se. Non troppo, esagerato. Fatality pure mi pare lo comprai dallo spacciatore di fiducia del marketino del mercatino di Napoli a Piazza Garibaldi, credo. Niente? Okay. Cura, aspetta, però. Non so se te la da te, che le mie cure sono a cazzo di cane. Te se ne va. T'ha curato? Me ne frega un cazzo. Infatto dalle. No, io ho curato e me ne sono andato in realtà. Devi curarti anche tu. Le guardie hai curato? Che effetti di luce, ma qui c'è. Bad Religion, Gazer, Nice Machine, Papa Roach, queste robe qua. Perfetto. Ma Bad Religion non mi dispiacciono. I Religion che non li ho mai ascoltati, Papa Roach mi facevano cagare quel proprio. Roach fanno cagare, ragazzi. Okay. Mettiamo per fuori i punti di qui. Okay. Una band inutile che non si capisce come cazzo fanno ad essere ancora in giro. I Bad Religion, quel poco che ho sentito, erano abbastanza sul pezzo anche per me. È un problema. Lo so. Bad Religion, band della vita. Non tant'io. Ma se esiste in più che console posseduta, dice Bruce, non compri tutte le scatole con Ops, certo, tutte le cose. Tutte le giamma del caso, che si rompono poi dopo che la guardi troppo intensamente e hai speso migliaia di euro. Non devi guardarla. Shrapnel ci potrà confermare. Niente, non posso salvare. Dreamcast Mini lo comprerei solo per Crazy Taxi. Dice che queste machines, dice pure tanta roba real, ma quelli manco me li sono mai filati. Amici, zero rientri. Non so, ho visto. Non lasciatevi avanti come dei bronzi. Ma voglio ammazzare solo questo. A posto. Sì. Io spenderesti 3 punti per un secondo, Non mi dite niente. Non li posso spendere, effetto. Ho già potenziato tutto il potenziale. Posso potenziare quest'arco che non sto usando. Vabbè, ma l'arco lo ricicli, Tony? No, di quello che sto usando. Cioè, i punti da spendere per aumentare le cose. Io ho cambiato. Ho un'abilità che ho l'arco che puoi mandare in rage i nemici, non l'ho mai vista. Okay. Io ce l'ho. Tutto vero, conferma Shapper. Tra l'altro Morello, personaggio della vita. No. Invece ribadisce Riel. Chi? Morello. Vabbè, rage sì. Sì, quello di rage, esatto. Sì. Quello di Rathm. Ma Crazy Taxi non c'è su Steam, non ne ho la minima idea. Chi c'è, sì, c'è. Fa schifo. Ma è una roba emulata pure quella. Non hai controllo. No. Cioè la roba. Non so se avete provato. Se qualcuno di voi ha provato qualcuno dei giochi SNK che hanno dato su Twitch l'altra volta. No,
se, c'ha, se, no, se c'hai il monitor sopra i 60 Hz e non attivi il V-Sync dai driver, perché non c'è l'opzione nel, nell'interfaccia di merda che hai messo, vanno al ritmo della velocità e sono ingiocabili. Vabbè, va tipo Raiden su... Io ho provato a giocare coso lì, con lo sparatutto, non mi ricordo come si chiama. E non vado a mettere il V-Sync attivato per, di default nei driver per loro. Cioè, me ne frega proprio una mazza. Morissero piuttosto. Sono tutti abbastanza schifo, questi vecchi giochi. Le robe dottemoli, come caso si chiamano, sì. Quelle. Sì. Non capisco. No, no. Poi dice perché uno se lo vuole giocare emulato per i cazzi suoi. No, io ho provato la roba figa su PC in disastro. Io ho preso Metal Slug su... Cosa? Dreamcast, dici, c'è? Era lenta, va di 14 frame al secondo, per forza. Io e Dreamcast, una roba Dreamcast se la provai secoli fa, non mi ricordo perché. Chi è morto? Dove stai, la terra? Non ricordo che gioco. Secoli fa andava decisamente discretamente bene. Però lì immagino che sia un po' a lotteria. Mi sa che è un'emulazione che non si porta anche, perché cioè, non è molto seguita. Per dire, se vedi i progressi che stanno facendo con quelli per quello Switch, che è una roba nuovissima, è allucinante. Sono morto. Però magari non hanno il difetto delle vere MVS, dove all'improvviso e senza alcun motivo si cuoce la sezione audio. MVS, se me lo espliciti come sigla, che non ho idea di cosa voglia dire. Cura, serve cura urgentissima. Sono mortissimo. Morto vicino a Tony. È un problema qua. No, è impossibile. No. 9 secondi, 8, 7, 6. È un'altra terra? Sì. Dov'è? Ah, lo sto tirando su, ma no, che culo. Madonna, eroe. Eroe veramente, nel vero senso la parola. Un attimo, assolutamente. Muoio. Ah, ok. Ma quanti sono questi? Oh? Io sto capendo manco dove mi trovo in questo momento. Sono morto di nuovo, non ho capito niente. Cioè, non si vede niente. Con fiamme blu in giro. Dov'è Antonio? In mezzo ai nemici, là. Le cartucce per il Neo Geo da sala. Vado io, fatto. MVS era per spendere non un miliardo, ma mezzo miliardo al giorno. Ma costavano tipo mezzo milione le robe MVS. Quelle più costose arrivavano a 500.000 lire, una roba del genere. Anche di più, credo. Magari levatevi dal mischione, E io riesco a campare là, e arrivano questi, però fanno il fuoco blu e mi ammazzano, che devo fare? Delle valle in mezzo dobbiamo indreteggiare assolutamente. Non sto riuscendo a stare vivo 3 secondi. Orco. Sta scendendo energia. Che erano diverse da quelle del Neo Geo da casa. Era il Neo Geo CD quello. Guardate in attimo, vero, dietro. Mi confondevo con col 3DO per qualche motivo. Sì. Che pure andava a dischi, no? Ma CD pure lui, no? Sì. Neo Geo qualcosa. Neo Geo CD. Sì. In realtà erano identiche alle AS da casa, ma cambiava la pietrinatura per renderle intercambiabili. Ah, ecco, quindi era semplicemente stronzo. Quindi solo boss? Sì, costavano tanto un po' meno. Ce n'è finito? È impossibile giocarci, dai. Praticamente di 8 minuti ogni stage. Cosa, scusa? Ah, è su CD, sì. Ma poi ricordo che, quella, che fu una console che tu vedi, ah, che figata, i giochi come in sala. Poi alla fine c'erano qua 90% picchiaduro. No, si connettersi all'host pure a me ed è rimasto pure tutto grigio sfocato in maniera orribile. Sì, anche a me. Tempo stiamo andando verso il campamento. La cosa più grave non funziona più. Tanto non avrò il tesoro come l'altra volta. Mi è capitato già uguale l'altra volta. È crashato sul caricamento. Sì, anche a me. Devo io, a me mi ha buttato fuori e sto rientrando. Quindi lo devo killare? Killare? Mi sa di sì, Tony. E lo facciamo. Scrigno buggato, freccia pirica livello 20. Piace la schermata iniziale di venite adesso. La limousine delle console, dice C. Ah, Street of Rage, Vincenzo, l'hai giocato con Daniele, te? Sì. Io ho visto un tizio che seguo che in genere gioca altro, che si è messo a fare le speedrun di quel gioco. Effettivamente, se ti impari il sistema di combattimento, ci sono delle robe allucinanti che fai questo, puoi fare.
C'è boss interi annientati a botta di cancel, mossa sì, segreta. Sì. C'è proprio che non lo toccano nemmeno. Street of Rage 4, Luca. Street of Rage, sì. E che devo fare oggi? Molto bello, molto bello. No, molto bello assolutamente, non c'ho voglia di giocarci, però molto bello. Col mio pad simil Mega Drive è bellissimo giocarci. Ma quanti pad c'hai pure? Zitto. No, ne ho due SNES, uno col colore americano e uno col colore pure chiaro e che è europeo giapponese. Questa piuma rara, questa piuma magica che mi ha dato, che fa? Piuma. Ma allora è un gioco putrido. Ah, assorbisce i nemici. Mega Drive con la 3 tasti, anche con la 6 tasti. Immagino. È quello a 6, è solo quello a 6. Ah, yeah. Che in realtà è più simile a un pad del Saturn, in realtà, però vabbè. Ne ho uno così e due dello SNES. Ma io ho questo qua Super NES, non so manco se sia quello americano, quello con i pulsantini viola. E vaffanculo. Qual è? Americano. Americano. Che, ovviamente avete capito perché ho preso quello, che è i pulsantini viola. Cioè, non credo ci sia motivo di dover spiegare oltre il motivo della scelta. Pad simile americano 8-bit dove M30, sì, immagino di sì. Che questo è questo è l'N30, quello è l'M30, questo è l'SN30 Super NES, giusto? Corretto. Ragazzi, siamo pronti per finire il gioco? Sono carico. Cercando di sfruttare. Relativamente. Che vorrei un'arma migliore, ma questa l'ho potenziata fino alla fine dei tempi e me la tengo. Ma anche che non mi ha dato armi mai. Cioè, proprio mai che non fossero archi. Un'altra balestra. Ce la posso fare. Un arco, un'altra balestra. Scusate, voglio vedere quante di fila me ne dà. Un'armatura, ok. L'armatura dell'arciere, però. Sia chiaro. Un attimo. Parte, su, non fate le pulsi. L'armatura però è ottima. Oh, fermi tutti. No, aspetta, aspetta. Come fa? È l'ultimo. Porca troia, se mai dà una cosa decente, niente, ha deciso di niente. No, lascia stare, inutile, c'è proprio inutile. Uscito al Non serve a niente. Dai. No, l'ho presentata prima, ma l'ha data. Pinnacle Solo boss? ossidiano. No, vedi che non ci sta la parte prima, che cazzo. Tutto un livello, dici? No, ma va. Ci sarà un livellino prima, no? Tu dici direttamente il boss. Ah, 22 Forse il gioco cerca di dirti qualcosa, che devo fare l'arciere. Eppure è finito praticamente. Me la guardo la intro, sono sicuro che è interessantissima. È l'unica intro che ho saltato, Tony. Io ci stavo guardando. Io è tipo l'unica che ho guardato da stasera. Perfetto. C'è del pathos. Sono morto come un pirla. Non capisco. Sei andato avanti. Ma no, non. Ho provato a usare la piuma che. Basta anch'io. Cioè, pareva essere meravigliosa e cosa? Sono rotolato in avanti e sono morto. Io non sono salvando me. Come no? Che cazzo? Adesso sì. No, faccio la curare. No, non sono le mazzate che tirano questi, oh. 14. È un problema. Questi arrivano e sono fortissimi e non ammazzano pure me. Sì. E continua a spawnare nemici perché ci sono gli incantatori, non so che fare. Bisogna far fuori gli incantatori, ragazzi. Lo so. No, ormai. Ho un problema. Conviene morire. No, sono circondato. È andata molto male, molto male. Vai sugli incantatori. Faccio veramente pochi danni però sto martello, mi fa. Vaffanculo. La tua sorella, la gnotta infame. Bella la granata lì. Che cazzo serve la piuma? È una cacata. Non ho capito come funzionava, infatti non l'ho equipaggiata, perché non ho ben capito come funziona. Cavolo, dai, piattaforma di salto pure. È Quake, è diventato Quake. Ma io me l'ho messo un'altra armatura. Ah, l'ho tolta. Ecco, vorrei rigiocarmi Quake. No, c'è parla con il Maria, lui ultimamente si è giocato tutti. Che stava usando una roba fotonica in 40. Io Duke Nukem 3D ne voglio giocare invece. Primo Quake o... Il primo. Che mi ero pure scaricato una roba per farlo girare bene oggi.
vabbè. Però prima mi, finisco Ion Fury, quindi tra 20 anni. No, 3 a terra, signori. Non ce la facciamo, si muore proprio. Sono inavvicinabili quei cosi, ragazzi. Quelli corazzati sono insopportabili. Vabbè, facciamo così. Vi do un po' di armatura, mi dimentico che ce l'ho. Non è servito a me. Oh, dinamite. Non usatela adesso, no! No, non è malissimo, No, io l'ho tenuta per quelli corazzati. Quelli grossi con lo scudo, che sono insopportabili. Tipo questo. Dov'è sto cazzo, proprio? Indireggiate. Ti giuro che non ho capito cosa farà. Vabbè, ma dai, madonna santi danni. Teocrazia stava portando quel ultimamente, se non sbaglio. Sì. Ma sempre su istigazione di Elmaria, mi sa. Ho fatto un livello da morto, che meraviglia. Sono più bravo da morto che da vivo. No, quello che esplode. Qui già mi sto scialando con quella mod di Dark Souls 3 che sto giocando. Veramente divertente. Diventa un gioco molto più giocoso. Non c'ho più le frecce, che palle, l'avevo usato mezza volta Starco. Mezza volta. Anch'io l'ho finito. Comando dalla parte sbagliata. Ma te ne dà un po' poche, no? È qua, io c'ho simboli. Ah, poi torniamo indietro, hai ragione. E quindi torniamo indietro, che facciamo? Lo ammazziamo. Poi uccidiamo l'evocatore. Ma che cazzo. Evidentemente il Maria avrà una percentuale sulle vendite. No, il Maria è grande endorser di FPS vecchi marroni, soprattutto. Soprattutto sono marroni. Sono marroni. È abbastanza marrone, però. Vedi che bello. Non tutto marrone. Non l'ho mai giocato. Non mi posso esprimere. Non l'ho mai giocato. Forse il 2 è quello più marrone. Volitemi. No, il 2 è marrone. Il 2 è luci colorate. Il 3 è colorato. Io ricordo un nome marrone. È il primo. Non credo che riuscirò a salvarne qualcuno. 10 secondi. Che si è bloccato adesso. Ma vabbè. Ogni tanto passi vicino alla gente morta e vuole curarla. No, che ha fatto spawnare mezzi nemici. Ma sei. Veramente no. Ma vaffanculo. Ma sei strozzo così però, fammelo dire. Comunque la freccia è la freccia, la piuma è l'oggetto più utile sulla faccia della terra. No, ce ne sono diversi che non servono a niente. Morite ragazzi. Sì, qua secondo me bisogna tornarci più forti con gli armi, perché c'è veramente l'output di danno, come dicono quelli bravi, da parte mia è completamente inesistente, cioè non muoiono questi, non gli faccio niente. E loro mi ammazzano con un colpo. Ma io non posso comprare le frecce in sto accampamento. Ma scusa, volete fare un'altra serata? Io abbasserei anche easy de merda e lo porterei a casa. No, non si può abbassare. Si può solo alzare. Sei un imbecille, perdono. Così. Che senso? È colpa tua, che non si può abbassare. Ma no, ma ragazzi, non si può abbassare. Non è... Lo so, ho capito. Cioè non l'ho alzato più del dovuto. Non si può proprio abbassare. Ma l'hai alzato? No, non l'ho alzato. Sale automaticamente. È il momento del grinding selvaggio, sì, certo. Se fosse Diablo, ancora. Ma... In realtà è divertente, ancora. Siamo due livelli sotto al... Vedi? Al consigliato di questo e non si può tornare indietro. Quindi o ci rifacciamo un livello o ci riproviamo, ma non penso che sia fattibile rifarlo. No, dobbiamo la settimana prossima ci riproviamo. Facendo qualche livello prima, questo. Dobbiamo giocarci da soli? Vogliamo riprovare? No, per settimana facciamo un paio di livelli di farming. Ma ci mettiamo 3 secondi a fare un livello, facciamocelo e va a far culo, no? Cioè vuoi fare adesso e poi rifare il boss finale? No, facciamoci un... Che cosa volete? Per me è uguale. Formatura del cacciatore, archi, asce... Non ho capito se dice adesso o un'altra volta, quello non ancora, al volo. Almeno io ho capito. Ok. Ragazzi, uno al volo adesso. Giuro che non so di cosa state parlando. E poi riproviamo la missione finale.
Ma no, quella la facciamo settimana prossima. Ah, e che cazzo c'è senso c'è, scusa? Che aumentiamo un po' di livello. Sì. Ti dice Vincenzo, lo facciamo settimana prossima pure quello, capito? Ah, se la posso a 10 minuti di Minecraft e poi Towerfall, come dici tu. Così mi spieghi come si fa il... come si usa il remote play che non ho mai fatto. Infatti il gioco ce l'ho, tanto il gioco ce l'ho pure. Però comunque giocare, però comunque giochi in streaming, giusto? Cioè non puoi usare la tua copia. Beh sì, perché quello non è un gioco online. Sì, sì. Sì, per fuori il gioco del secolo è molto divertente, per forza. Può fare anche qualcuno che c'ha la connessione. Veramente bel giochino, semplice ma funziona. Ma che ero curioso di provarlo effettivamente, però non c'è mai stata occasione. A parte Giorgetti che mi invita a giocare Rocket League in continuazione, però a parte quello. Sono morto comunque. Non ho capito cosa è successo, è esploso qualcosa e sono morto. C'è uno separato. Ah, ma ci sono i generatori di mosse qua. Non parli più, a te? E morite, che dite? Ma non si fa niente qui, non sto colpendo, che cazzo c'è? Matteo mi sta chiamando per uno scrigno, ha deciso che non... lo so, ma io ho dei nemici addosso, che faccio? Li lascio? Non voglio da più. Aspetto che non mi sentite. Adesso mi sentiamo. Adesso sì. Ma fino a poco fa non si sentono parlare, semplicemente. Potresti anche cedere per fargli piacere, visto il bello che ci mette. Non ci penso nemmeno, Aria. Io, quando non voglio giocare una cosa, non la gioco. Cioè, mi potete insistere quando vi pare. Tranne rarissimi casi, non cambio idea. No, un po' che Ligma ne ha vita, cioè, come proprio mondo. No, ma infatti. Cioè, non capisco, cioè, al di fuori del meme, cioè, non ha proprio senso insistere che giochi quella roba lì. No, quella roba lì poi sembra dispregiativa, sono sicuro che è un gran gioco, ma non c'ho voglia. Il massimo dello sportivo per me rimane un gioco di golf, lo sapete. Infatti, fra un po' esce pure il nuovo, quindi, quindi mi faranno ricomprare, non lo conto come sportivo, mi faranno ricomprare per la quarta volta The Golf Club. Mo' che esce quello PGA Tour che hanno annunciato. Ah, ma è sempre loro? Sì, hanno preso la licenza loro, adesso fa un po' bel gioco. So che è proprio che glielo pubblica... Chi è? Tutto che? Non so chi glielo pubblica. Però sono sempre loro gli sviluppatori. Ah, minchia. Microtransazioni, virtual coin... Spero di no, ma non sono sicuro che sia 2K, non ho idea di chi sia la licenza. Io mi accorgo di te che mettono un online decente, perché... Non c'è mai stato un online decente quel gioco. Cioè, tu giochi online con qualcuno, però ognuno sta per i cazzi. Ognuno tira quando capita a lui. Cioè, non è che fate la stessa buca insieme, no. Ognuno fa i cazzi su. È una roba orribile. Nel primo c'era quella cosa meravigliosa, però, che mi sa che è persa nei successivi. Almeno nel treno mi pare non ci sia. Dei ghost degli altri golfisti. Perché tu giochi la tua partita. Che so, mi capitava tipo con Domenico, no? Con chi ce l'aveva all'epoca. Lui faceva la sua partita e poi io potevo pigliare il suo ghost e giocare contro di lui nella mia partita. Era simpatica quella cosa. Una sorta di competizione asincrona. 2K? Ah, ok. Confermato 2K. Golf with Friends, pazzo, folle, scatenato, com'è? Quale? Merda. Golf with Friends, dici? Sì, sì. Non ci ho giocato. Ce l'ho pure, credo. Poi What the Golf, quello non potevo giocare, ma quello non è un gioco di golf. No, non c'ha proprio niente a che vedere. Allora, quello prima o poi lo giocherò. Super meraviglia. Oh, carrello di merda, non ci provare. L'ho ricomprato anche su Switch. Ah, sì? Ah, devo ricomprare. No, è quello. Chi che ha ficciato le mie frecce così? No, l'ho fatto tempo a prenderlo, ok. Ma le mie? No, l'ho preso. Credo. Sì, ricordiamo di usare sta roba dell'armatura ogni tanto. Ma questo l'abbiamo giocato? Sì. A quello di oggi? No. No. La volta scorsa con il carrello. Level up.
starò arido dentro, il mio bambino interiore è morto, ma non capisco come mi abbiano fatto pubblicare sto gioco. Veramente orribile. Ma puttanata. Sì, no, ma aspettavo pure qualche contenuto in più, quello mi ha un po' deluso. Pensavo fosse così breve. Tutto che te, cioè, da quanto tempo è che eri in cantiere? Oh, c'erano a volte, una volta su Facebook degli action RPG che più o meno era così, Addirittura. A parte Farmville, dici tu. No, oh, c'era una roba con i Mac che ho giocato per un po' e non è che fosse morto. Quei Mac addirittura. Help, sì, oggetti a caso, abilità. Ma quel, ma quel gioco di Mac in soggettiva che era uscito tempo fa, come cazzo si chiamava? Oaken. È fallito. Quello là, sì, no, chiuso. Minchia, vi ricordo una prima demo che aveva, che c'aveva una roba tecnica particolarmente avanzata, adesso non ricordo. Tipo la roba procedurale, dei, non so, c'è che, dei contenuti, qualcosa. Gli aveva qualcosa. Era avanti da qualche punto di vista, che adesso non ricordo. Non era malissimo. Avessi voluto giocarci anche di più? No, però mi aspettavo che non fosse una roba così veramente minimale. Cioè, pezzenti più che minimale. Io sono rimasto da solo, però, per la gente. Non vorrei dire. Arbitreremo. Ma è avanti, solo... No, dietro, sta dietro. C'era un generatore di mostri che abbiamo lasciato in poi, dietro. Al nome Minecraft, ma non è che fisicamente... Non ha nulla di Minecraft. Tanto, sì. Ma nemmeno il gioco, cioè, neanche il gioco, cioè, per dire. Di Minecraft è una cosa tremenda. Aia. A parte i mostri. Alcuni mostri. E anche tutti, eh. A parte peggio di Minecraft. Dove vai, Luna? Qua dove sono io, teletrasportatevi, ragazzi. Giammai. Ma come giammai? L'hai fatto apposta? No. Però, piedi e ci metto meno, forse di... L'ho pagato. L'ho pagato e cammino. Ah, ma ho fatto un livello, okay. Sì. Uno e mezzo già abbiamo fatto. Ma dove sei? Siamo dove eri tu, ti abbiamo superato, tu sei rimasto lì a guardare delle merde. Ho capito, sì, perché stavo sistemando. Che cos'è questa musica epica all'improvviso, scusate. Cosa succede? Ah, c'è un evocatore foto. Ma è tipo la prima volta che mi accorgo della musica stasera, io. Sì, no, anche... sì, non c'era mai stata. Mi lasciate qualche freccia ogni tanto, mio Dio. Questo no, è il bubo io, okay. No, no, ha preso Vincenzo, credo. Pessimo, è tornato Moragno. Com'è andata da Ale? Che ha giocato sul mio J. No, che era il GameCube, perché avevo dimostrato. Che avrà giocato. Super Mario pure lui, non credo. Occhio, amico Tony, via. Resident Evil. Ah, no, non l'ho lanciata. Tanta roba, alcuna roba orribile, no. E alcuna carina. Eternal Darkness. Che bello. L'avevo provato una volta, sempre emulato. Ed era molto bello. Però poi no. Tecnicamente discutibile. Era proprio brutto. No, non sempre brutto. Alcuni Io mi sia all'inizio non si poteva guardare. Un paio di Spider-Man che mi hanno scattato il cuore. Giochi Spider-Man belli in realtà sono veramente rari. Qua, eh. Qua, di qua. Io sono da Luca. No, di qua ragazzi. Non credete. Occhio, lancio, via. Non so, sono venuti un po' tutti da sossa. Au! Che miseria, sti arcieri della Marua. Ma due? Attenzione. E ne ho prese due assieme, non so come. Le impilate? Pare di sì. Figo. Anche prima Luigi's Mansion. Prima Luigi's Mansion pare sia era bello, no? Sì, abbastanza. Semplice. Au, madonna che sleppa che mi ha tirato questo. Scolo, amici. Sono molto morto, lo so.
Invece il baby zombie che viene a dare a te. Mi ha dato un calcio in faccia e poi scappa. E poi scappano. Ah, quello è un minatore, cazzo. No, non mi sono picchiato. Bisogna salvarlo. Bisogna salvarli, minatore. Adesso bisogna uscire dalla miniera. Guarda che parte. Da dove sono io, ragazzi? Teletrasportatevi su di me. No. Che c'è, no, una patata in bocca. Occhio carrellino. Occhio carrellino. I ragni sono uguali morti che vivi, proprio, non si capisce. I ragni, sì. Sì, no, sono cascato. Non lo so. Sono cascato. Spegni gli occhi subito. Che c'è? Dici, che cazzo sono queste catene? Sono io. Non capisco l'utilità. Se spawn, se nello spawn. No, le catene. Ah, forse non le vedete le catene che legano i nemici? No. Però il nemico è sempre lo stesso, cioè cambia il livello, ma sempre sti cazzi di golem. Sono morto per lo stesso motivo di prima, della cacchio tirotolata che va sempre davanti, maledizione. Ah, vai, ci sto io. Cioè tu che io cammino arretrando, e però per che motivo il gioco mi dice che devo rotolare in faccia al mostro. E sono morto di nuovo, non so come. Sono spawnato morto. No, sono nato morto. Un gioco nato morto. Sono a terra, sto provando a tirarti su. Vai. Metti la lava. Senza cure, sono messo male. È andato quasi. Chi è morto? Anch'io, cazzo! No, sono morto. Sei morto. Ah, è andato. Io sono. Mini creeper sarebbe veramente. No, un mini zombie sarebbe veramente. Eccolo il mio zombie, attenzione. Guarda che Matteo non mi ha dato assolutamente la mano a tirarvi su, cioè. Ma stavo prendendo i nemici che ti stavano sparando. Completamente. Non seminare zizzia. Teletrasportare. Voi il fatto che non potete trasportarvi, vaffa. Dovresti farci una serata che fa retro gaming e che gli fai da consulente esperterio. Ah, sì. Vabbè, ma ne sa pure lui, non è che. È un altro collezionista della malora, lui è Daffoli. E tanto fanno queste infornate di gioco. Ma che siete tutti due Agar di Final Fight comunque. Vito e Luca. Di retro gaming, ma... C'è uno che è a livello sotto. Sì, è Luca. Per un pixel, credo, tra l'altro. Sì, più o meno. Ah, c'era Beautiful Joe. Ecco i fischi a botti. Vedi, a fine serata mi ha dato i fischi a botto. Non so che farne. Ma anche ridato. A me. Me l'ha ridato. Le armature di lupo qua. Che non sembrano male, tra l'altro. 20% di... Vabbè, questa qua la possiamo salvaggiare, senza pietà. Salvaggiare. 30% di cadere insieme a un gruppo di creature e tenere le cade per un breve periodo. È la roba delle catene di Matteo? Sì. 22 e... Non... E noi siamo a 19. Com'è il livello, se lo consigliate? 22. Altri 3 livelli sotto, in teoria. Mm-hmm. Ma poi in realtà io, cioè, non è che cambi molto il livello, perché il livello io i danni in più non ne sto facendo, perché l'arma è sempre quella. È lì il mio problema. Adesso mi droppa solo roba. Se non mi dà un'arma migliore, io sto qua con questa armatura, però gialla. Senza. No, bugia, grigia. Ma il tuo PG c'ha la mascherina anti-Covid nera? Non lo so. No, è vestito da cacciatore. Un po' losco, diciamo. Però sì, c'è la mascherina, chiaramente. Morso dell'incubo. Genera nuvole di veleno. Solo feccia mi sta dando. Solo scarti di magazzino, proprio. Fondi di magazzino. Però meglio. Una claymore mi ha dato, attenzione. Bianca. Ma fa più danni, quindi la usiamo.
Ah, ma me... Ah, no, no. Ho detto la scienza, ok. Con l'attacco turbinante, la spada Vorpal adesso. Basta questi stivali di sacchiappone qua. Riproviamo che mi si mi dà anche un'armatura decente, magari. No, un arco. Un arco. Vediamo questa com'è. 81 salute rispetto a 96 salute, me l'hanno detto. Potenza, quanto state voi, ragazzi? Dove 19. La vedo? Dove la vedo la potenza? La schermata del personaggio... Ah, 18. 20. 22. Ok, siete voi il problema, vaffanculo. Non è che mi sono mai nascosto che di essere quello che fa meno danni qua dentro. Non... Un arco fortissimo però, non ho mai le frecce però. Adesso una spada un po' migliore, ma più di così non riesco a fare. Cioè... Pure la bita speciale, quella dell'esplosione, ormai è tipo... indietro dei 20 livelli, ma non me ne dà mai una migliore. C'ho la piuma, che è confermato che non serve a niente. Abbastanza inutile. C'ho il fungo che aumenta l'attacco e il movimento per 9 secondi, non so quanto possa essere utile. Perché questi devi ammazzare il prima possibile, non so, ero abbastanza perplesso. E dallo sti archi! Ce la lasci giù! È nato Fung. Ho finito i soldi. No. È un'altra piuma, niente. Beh, mi odia proprio questo gioco. Vabbè, che dobbiamo fare? Posso potenziare cose? Aspetta, là, posso quello potenziare. Che volete. Se volete staccare o farne un altro. Vale. Ma, sì. Tanto domani non devo fare niente. No, chiuso tutto domani? Sì. Ci sono due scrigni. Secondo, sto provando a potenziare un po' di cose qua, se ci riesco. Basta, è finito. Ho finito potenziamento. Abbiamo dato. C'è tutta un'altra zona qua che non avevo mai visto. A proposito di giochi vecchi, che roba è Batman per NES? Non ricordo, l'ho visto di sfuggita da qualche parte, ovviamente. Io per Game Boy, dico a casa. Io sono fermo a The Caped Crusader perché ho 64, gioco che non sono riuscito a capire cosa cazzo bisognasse fare. Però era affascinante. Decidiamo. Va bene, ragazzi. Direi che possiamo ci... prossima volta. Okay. La prossima? Ok, dai. Okay. Comunque vi ricordo molto bello il Batman per Lynx. Se qualcuno volesse rigiocarsi. Atari poi... Lynx? C'erano giochi belli per Atari Lynx. Qualcuno... Batman c'era... Joust, che era l'unico gioco che aveva. E poi c'era un altro dentro la realtà virtuale con... una specie di poliziotto virtuale che Batman per Game Boy era fantastico, dice Shop. Sì, Batman per Game Boy l'ho consumato, ragazzi, molto bello. Il no, primo e il secondo, mi sembra. Che ore sono? Io quasi la rivoto a notte horror per provare a finirmi quella collezioncina di giochi che ancora devo finire. Quindi, se siete interessati, bella gente in chat, restate in linea, ci buttiamo sull'orrore più o meno orrorifico e tra 5 minuti. L'orrore peggiore di Minecraft Dungeon. Sì. Però ti uccide dentro di meno, secondo me. Ormai Luca è il nuovo video UR, non puoi lamentare tutto. Perché non va bene, quello non va bene. Che cazzo. Di giocare il gioco che si chiama Quarrior con Stone, tra l'altro. Che cosa, Breakfast pensavo facesse schifo, mi è piaciuto un sacco. Mi piace un sacco. Cosa, da MacWarrior? Breakfast. No, MacWarrior ho grandissime aspettative, anche se credo che falliremo in maniera epocale. Pure io. Però cioè, non, io il fascio del Mac l'ho sempre subito, però non ho mai giocato niente del genere. E quindi sono scarsissimo. Però confermiamo che giovedì ci sarà una meravigliosa COP, almeno a 3, non so se troviamo un quarto da qui a giovedì. Stone ha accettato? Sturro ha detto che aspettava la conferma definitiva del no di Vincenzo, e il no di Vincenzo c'è stato. Ok, e quindi avremo una lance, come si dice, di mercenari robotizzati pronti a prendere schiaffi in faccia in MacWarrior 5. Sì.
Batman per SNES l'ho portato in diretta oggi pomeriggio, Tony. Ah, ecco perché c'hai pure il ricordo fresco. SNES era bello. Non era bello, faceva abbastanza tanta roba. Sicuro è barbino, ma il gioco comunque è bellissimo. Vabbè, ma è irrilevante. Tu, l'importante non è giocarci bene, l'importante è comunicare l'amore per il gioco. Va bene, non stiamo qua, che se ne pensi, a fare competizioni. Vi saluto. Soprattutto con Retro Gaming. Ciao, bello. Buonanotte.